di cordata politica o di colore, qui è un problema che riguarda in questo momento l'Italia, l'Europa e fra qualche giorno forse il mondo intero. E molte volte che cosa fanno gli altri? Cercano di delegittimare il più possibile coloro i quali cercano di portare o si sforzano di portare avanti una tesi che dovrebbe essere la tesi a sostegno del popolo, alla tesi a sostegno dell'umanità e rispettare quello che noi tutti definiamo l'uomo. Io arrivando qua stamattina c'erano alcuni giornalisti, ma erano ragazzini, che cercavano di intervistarmi non per chiedermi la presenza qui, che cosa stavo facendo, qual era l'importanza di questo convegno oggi, di questo incontro, ma cercavano di discreditare ancora la figura di Scilipoti, per far capire che Scilipoti è un personaggio strano, è un personaggio che è inaffidabile, ma perché è inaffidabile? Agli occhi di questi ragazzini che volontariamente fanno il servizio, al servizio del padrone, che dice loro andate là, ma non interessatevi di quello che dicono, cercate di screditare qualcuno perché domani mattina noi faremo girare e diremo che non era un convegno importantissimo, era un convegno sostenuto da delle persone che sono state screditate nel passato e che continuano ad essere punti di riferimento del malcostume e del malaffare in politica. E guarda caso c'è un signore che si chiama Scilipoti, però Scilipoti ha avuto il coraggio di ribellarsi alle lobby all'interno del Parlamento e di ragionare con la propria testa e di dare e di scegliere non Berlusconi, ma di scegliere quello che lui in quel momento pensava che fosse l'unica strada percorribile, perché c'era l'interesse e l'intenzione da parte di qualcuno trasversalmente di creare un Presidente del Consiglio che portava il nome, che porta il nome di Profumo, Profumi o d'altro. Cioè dire, quel signore che ha avuto poi da fare è stato coinvolto nello scandalo di quello che viene chiamato derivati o derivati. Allora questo significa che allora Scilipoti cominciava a pensare di testa propria, ma quello che pensava non era l'interesse personale, era l'interesse della collettività. Perché dopo il 14 si abbatte su Scilipoti un qualcosa di veramente di vergognoso, di scandaloso, e non si accorgono che insieme a Scilipoti ci sono altri che hanno fatto delle scelte a sostegno del governo e altri contro il governo? Ma si abbatte questo fango su Scilipoti. Perché Scilipoti era quello che ha fatto 200 e passa a denuncia alle procure della Repubblica dicendo che le banche hanno truffato negli ultimi 40 anni 40 miliardi di euro, li dovrebbero restituire immediatamente agli italiani. Bravo. Allora questi servi sciocchi che molte volte non sono in grado di capire, di recepire, di percepire, hanno fatto il lavoro di killer al servizio delle banche. Scilipoti prima del 14, durante il 14 e dopo del 14 che cosa sosteneva? Che le banche sono dei mascalzoni, che le banche non è qualcosa di astratto, ma è qualcosa di concreto e coloro i quali dirigono queste banche si chiamano banchieri ed hanno un nome e cognome. Guarda caso che quello che diceva prima del 14 Scilipoti per qualcuno diventava comprensibile ed era vero da sostenere subito dopo il 14 no. Perché? Allora io dico ai giornalisti, perché ci sono giornalisti seri, ci sono dei giornalisti veramente in gamba, sia di destra che di sinistra, a partire dal Fatto Quotidiano per arrivare al Giornale, il Giornale. Cioè dire, sono seri, però ce ne sono tanti altri che non sono seri, ma che sono soltanto dei servi che debbono portare a casa che cosa? Il pezzo per guadagnarsi la pagnotta, che non ha nessun interesse, che non hanno nessun interesse di dire la verità e di dire le cose come stanno in questi casi. Quando anche i politici che rubano, i politici che rubano dovrebbero andare in galera come tutti gli altri. Porti rispetto per i giornalisti giovani. Allora, allora ritorniamo un attimo indietro. Allora Scilipoti che cosa dice? Dice con grande forza le banche debbono restituire dei soldi che sono state tolte dalle tasche degli italiani. E aggiunge, molte banche sono responsabili di alcuni suicidi che si sono verificati in Italia.
Molte banche sono responsabili della distruzione delle piccole e medie imprese in Italia. Allora se il Conte dice questo, lo dice con grande forza, e quando dice che ci sono giornalisti mediocri, non vuole offendere la categoria, ma dice come... Dice per gli avvocati, gli ingegneri, i politici, che ci sono persone per bene e delle persone mascalzone. E afferma Scilipoti anche un'altra cosa, che a sinistra che a destra ci sono persone per bene e a sinistra e a destra ci sono persone scorrette. E allora oggi è arrivato il momento di mettersi tutti assieme, ma che cosa? Le persone per bene, di destra e di sinistra, i giornalisti per bene, gli ingegneri per bene, le persone per bene, che credono in quel posto, nella democrazia popolare, e credono in quei valori che oggi come oggi invece li hanno fatti diventare disvalori. Ma ritorniamo un attimo indietro. Allora che cosa a proposito di queste denunce alla Procura della Repubblica? La città del nostro amico Mario, prima del 1993, le banche utilizzavano un criterio di applicazione del tasso di interesse che veniva chiamato tasso di interesse di piazza, uso piazza. Cioè voleva dire, vuole dire, allora voleva dire questo. Io a Roma applico il tasso di interesse che voglio, il 14, il 15, io banca che mi trovo a Milano applico un altro tasso di interesse che è il 17 e il 18. Io banca che mi trovo a Vercelli applico un tasso di interesse che è del 21 e nessuno mi può contestare, perché quell'interosse o uso piazza lo faccio io e tu contribuente, tu che hai un contratto con me non puoi entrare nella discussione né mi puoi contestare. Ed è stato visto che per anni è stato utilizzato questo tasso di interesse che veniva definito uso piazza e il tasso di interesse sforava dalla normalità, da un minimo del 4% fino a un massimo del 15%. Quanto è il 15% su un miliardo di vecchie lire? Quanto è il 15% su un giro di affari di 10 miliardi? Moltissimo. Però che cosa succedeva? Che per un momento di difficoltà che l'impresa attraversava, tu banca, siccome eri forte e sei, continua ad essere forte, chiedevi a quella piccola, media impresa o a famiglia che si trovava, secondo il tuo dire, in difficoltà di rientrare immediatamente. E scrivevi una letterina dicendo, o molte volte una telefonatina per dire, amico mio, tu che hai l'impresa, sei fuori in questo momento, cioè in rosso, di 10 milioni di lire. Quello poveraccio dice 10 milioni di lire, è un momento di crisi, come faccio a superare questa difficoltà? Ora tenterò di prestarmeli per darli, no? Tu me li devi dare entro 24 ore, massimo 36. Perché se tu non lo dovessi fare entro 36 ore, io provvederò a fare tutto quello che la legge mi consente. Che cosa gli consentiva la legge? La legge gli consentiva quello che gli consente oggi, cioè dire di prendere un foglio di carta, di scrivere che sei insolvente, di mandarlo presso il magistrato nel giro di 48 ore procede immediatamente a fare quello che deve fare. Se non sono 4 giorni sono 8 giorni, se non sono 8 sono 12, se non sono 12 sono 15, però il succo del discorso, cari amici, è questo. Cioè dire che cosa significa? Significa che io se non dovessi rientrare domani mattino verrò immediatamente a protestare. Subito dopo la protesta ci saranno tutte quelle conseguenze per legge che mi porteranno a brevissimo tempo ad avere espropriato il mio bene, cioè dire la mia casa, la mia impresa e tutto quello che succede di conseguenza. Che cosa è successo? Che qualcuno si è accorto che dai conteggi che loro applicavano non erano conteggi reali. Ma c'era quello che chiedeva la banca e chiedeva la restituzione di 10 milioni di euro, che non era vero e reale, ma che era la banca che doveva dare 50 milioni di lire, scusate, parlo in lire, 10 milioni di lire, doveva dare 50 milioni di lire indietro, però non aveva la forza di poterlo dire, perché non aveva un grande potere contrattuale, perché dai conteggi effettuali diceva, ma scusa, ma tu mi hai applicato un tasso di interesse che è del 2, noi avevamo concordato che doveva essere il 4, ma io mi ritrovo il 16, perché? Allora tu hai utilizzato dei tassi di interesse che non erano normali. Questa come riflessione. Ma nel frattempo nel 1993 che cosa interviene? Un decreto. E che dicono? Che cosa dice questo decreto? Avvisa le banche, dicono alle banche, attenzione signori banche, non è termine astratto, banchieri, perché poi c'è un signore, spiegheremo perché, quello che è successo ieri a Geronzi, che l'hanno condannato, apro una parentesi, dicendo che avevano applicato usura, però che psicologicamente non era responsabile. Ma altro argomento che non ne parliamo a parte. Ritorniamo un attimo indietro, questa è la sentenza di ieri.
a Reggio Calabria. Dico, ritorniamo un attimo indietro. Allora arriva un decreto e che dice? Fanno questo decreto e dice, attenzione signori banchieri, signori banche, come volete essere chiamati voi. Vedete che quel tasso che voi applicavate, che si chiama tasso di interesse applicato per anni, la sanate. E come la dovete sanare? Chiamando il conto corrente, chiamando il signore che è il proprietario del conto corrente, cioè dire il conto correntista, lo invitate nel vostro ufficio, rifate i conteggi, verificate il tasso normale in rapporto ai botte ai CCT, conseguenzialmente quello che dovete e che è il vostro che lo prendete, quello che avete preso impropriamente glielo restituite. Dall'indomani però non potete più applicare il tasso di interesse chiamato uso piazza, ma dovete applicare un tasso di interesse con dei parametri e dei riferimenti che noi vi indichiamo. Benissimo. La lettera è arrivata. Quante banche hanno chiamato le imprese sul territorio nazionale per dire abbiamo sbagliato, vi restituiamo i soldi? Nessuna. Dopo del 1993 qualcuno più furbetto, perché aveva qualche amico che era esperto, gli suggerì apri un contenzioso con le banche. E cominciavano i contenziosi con le banche. Qualcuno che non era più furbetto e che non aveva l'amico che poteva dargli dei suggerimenti non ha fatto niente. Che cosa gli è successo? Gli è successo che lui, diceva la banca gli chiedeva 10 milioni di euro, ma lui sapeva che ne doveva avere indietro 50, ma non aveva la forza, 10 milioni di lire, lui sapeva che doveva avere 50 milioni di lire indietro, ma non aveva la forza per difendersi. E l'unica cosa che gli è rimasta sul territorio nazionale, ce l'hanno sulla coscienza, i giornalisti che non hanno parlato, i magistrati che non sono intervenuti e le banche che hanno costretto che si verificasse questo, si sono suicidati. Quante persone si sono suicidati per la vergogna? Per la vergogna di fronte ai propri familiari e per la vergogna di fronte ai propri concittadini, perché lo vedevano come il truffatore, come colui il quale aveva truffato ed era un fallito nei confronti della società e nei confronti anche di quelle banche che gli avevano messo all'asta e gli avevano pignorato la casa, buttandolo in mezzo alla strada e togliendogli quell'impresa che avevano fatto con il sangue. Allora, visto che Scilipoti parla questo linguaggio, è più facile dire Scilipoti, ma Scilipoti chi è? È quello del 14. E che cosa fa? Ha fatto una cosa gravissima, ma che cosa? Me lo spieghi? Una cosa gravissima, ma che cosa gravissima? Ha votato per Berlusconi. E che significa questo? Traducimelo. Cioè, ma uno non è libero di votare come pensa nell'interesse del paese, mettendo al secondo posto l'interesse di bottega. No! Perché tutti eravamo convinti che doveva fare quel percorso, tutti dovevano ammazzare quel personaggio. E allora scordatevelo quello Scilipoti, ha sbagliato, ha fatto una cosa giusta, non ha importanza. Oggi Scilipoti che vi parla è quello che insieme a tante altre persone sul territorio nazionale ha voglia e sede di giustizia per tutelare coloro i quali sono il popolo, è il popolo che in questo momento viene massacrato e calpestato e non c'è nessuno né di destra né di sinistra che vuole difenderlo, perché ha ragione Marra quando dice che c'è una difficoltà della politica, della magistratura e da parte di tutti. Perché la difficoltà? Perché ognuno cerca di difendere il proprio orticello e anche il cittadino normale molte volte pensa di difendere il proprio orticello perché ha 10.000 euro investiti. Allora oggi è arrivato il momento di prendere coscienza e di uscire fuori. Ritorniamo un attimo indietro. Allora le banche che dovevano incontrare l'impresa per dire scusa abbiamo sbagliato e quei soldi che ti abbiamo rubato, oppure che i soldi volontariamente che ti abbiamo preso per le tasche, ci li siamo messi nelle tasche noi, eccole qua, ti creiamo ora un contratto nuovo. Questo contratto nuovo non si fa, le banche non chiamano nessuno e ci sono dei contenziosi che vanno avanti. E molte banche sono state già condannate per usura. Non ultima, cari amici, ve la citavo, nei confronti di Geronzi, Abete e Marchiorello, che li dichiarano colpevoli per usura, ma dicono che psicologicamente non sono responsabili. Cioè dire, ma signori, ma di che cosa stiamo parlando? E allora quando noi parliamo di banche, ma chi sono queste banche? Ma c'è qualcuno che dirige queste banche, che è proprietario di queste banche? Ma come si chiama? Si chiama banchiere? E chi sono questi banchieri? Allora se c'è un atto illecito, chi è che ne deve pagare le conseguenze? Io cittadino o tu? Banchiere che sei proprietario della banca e hai costruito insieme a coloro i quali ti hanno permesso la costruzione di legge per fregare il popolo e non per tutelarlo. Ma è questa la domanda che ci dobbiamo porre. Ma lasciamo perdere il passato e veniamo al presente. E concludo, altri 3 minuti e concludo.
Ma che senso ha? Io in tasca ho 251 euro, vado al ristorante con quattro amici e devo pagare. E mi arriva il conto di 250,50 centesimi. E mi dicono, no, non puoi pagarlo in contanti, devi pagarlo con carta di credito. E perché li devo pagare con carta di credito? Perché non è consentito, perché per sistema, eccetera, eccetera, per tutelare i cittadini, abbiamo fatto la tracciabilità, eccetera. Io devo pagare 255,50 euro con la carta di credito. Tasso di interesse, che mi costa? Io pago 1,50 ogni 100 euro, quando mi va bene, quando mi va male 2 euro. Moltiplicato per 2,50 significa che si sono presi 5 euro dalla mia tasca. Questo in Sicilia sapete come si chiama? Si chiama tangente. E io ho il coraggio di dirlo, perché non sono né contro la destra né contro la sinistra, e non sono contro nessuno, ma cerco di difendere gli interessi del popolo. Ognuno faccia il proprio mestiere, i banchieri fanno il loro mestiere, io faccio il mio mestiere. Marra fa il suo, ognuno di noi fa il mestiere che è per cui crede nell'esercizio delle proprie attività e professione che fa. Però il nostro mestiere è quello di difendere la gente come noi. Allora dico come me, che sono orgoglioso di essermi laureato alla statale e non sono un bocconiano nel senso non di boccone ma di boccone all'università. Dico perché dico questo? Perché io credo che un figlio di una persona che frequenta la Bocconi è uguale al figlio di quello che frequenta l'università statale, senza nessun tipo di difficoltà. Ho il coraggio di parlare a braccio e senza prepararmi discorsi, e dico quello che ho in testa e nel mio cuore, ed ho il coraggio di sostenere le mie idee, perché sono stato presidente di un circolo culturale che si chiamava Ezra Pound, e per le mie idee sono disponibile anche a morire. E nessuno si può permettere di dirmi quello che devo fare, perché il mio interesse è tutelare la mia famiglia, ma insieme alla mia famiglia la famiglia di coloro i quali la pensano diversamente da me. Ecco che cosa predica Scilipoti: il rispetto per l'avversario politico, la dialettica, costruire un'Italia diversa e un mondo diverso, fuori dall'odio e fuori da quel clima di terrore che le banche stanno mettendo sulla testa e nel cervello dei nostri concittadini. Bravo. E per chiudere ve ne dico un altro. Cari amici miei, siccome provengo da un mondo che qualcuno, qualche giornalista, ma non è offesa, le chiedo scusa se nell'interpretazione delle mie parole poteva vedere o poteva intravedere l'offesa nei confronti di qualcuno, mi riferisco solo ed esclusivamente a coloro i quali sono mediocri e si comportano da mediocri, ma in tutti i settori. Oggi, siccome io utilizzo questa parola olismo e molti qualcuno ci ha speculato e non riesce a capire che cosa significa, olismo è un termine molto importante che ormai l'umanità ha necessità di applicarlo a 360 gradi. Olismo significa capire e comprendere che le lobby economiche e finanziarie sono legate alle lobby di quelli che stanno tentando e hanno già fatto il brevetto sui geni umani. Attenzione di quello che parlo, perché è pesantissimo e pericolosissimo. E parlo di un altro argomento, quello che tutti dicono, ormai siamo arrivati all'industria dell'OGM, cioè dire gli organismi modificati geneticamente. Ma quanti nel popolo sanno che tutti gli organismi modificati geneticamente, per essere più chiari e per parlare alla signora Maria, quanti sanno che i pomodorini, quelli modificati geneticamente, sono sterili e non possono più produrre? E perché avviene ciò? Qual è la logica? La logica è quella che tu, contadino, nel caso in cui ti dovessi ribellare a questo mondo che vuole controllare tutto sotto il profilo economico e finanziario, e vorresti o pensi o dovessi pensare tu di ritirarti in provincia di Messina o di Sondrio e fare l'agricoltore e alimentarti con quello che tu produci dalla tua terra, non lo potrai più fare, perché quei pomodorini che tu hai messo a dimora ti daranno il frutto alla prossima semina, non alla prossima volta che tu vorresti utilizzare, non li puoi più utilizzare, perché sono pomodori sterili, cioè a dire che non danno più frutto. Allora ti devi rivolgere a quelle lobby che sono trasversali tra quel mondo nel campo dell'agricoltura e il mondo che è nel campo dell'economia e finanze. Non abbiamo finito, perché qualcuno ha brevettato anche parti del genoma umano, cioè a dire i cromosomi. Attenzione amici, olismo, che non è una parola astratta,
Comunismo è una parola che tutti noi dovremmo tenere in testa e nel cuore e capire che ogni cosa che viene fatta e ogni comportamento dal singolo o dai gruppi si ripercuoterà integralmente sul futuro nostro e dei nostri figli. Noi abbiamo un obbligo di stare tutti assieme, di non farci bene, ma di stare tutti compatti per fare un unico blocco, per uscire da questo momento di grande difficoltà e per far sì che noi tutti assieme lanciamo un grido e per far capire a coloro i quali oggi vorrebbero non comprarsi, perché loro sono convinti che già l'hanno comprato, cioè che loro, che vorrebbero dominare, dominare non soltanto l'Italia, l'Europa e il mondo, che il popolo è compatto e unito e si ribellerà a costo veramente di metterci in prima persona la nostra vita. E sono parole forti, molto dure quelle che sto dicendo, non sono né pazzo e né fuori dalla normalità, ma è un momento difficilissimo, amici, difficilissimo a 360 gradi. Allora noi dobbiamo essere consapevoli di quello che sta succedendo, ma ribellarci, perché quando dei politici dicono oggi il Parlamento italiano non si deve più occupare di niente, si deve occupare solo di legge elettorale, e chi deve amministrare devono essere quel signore che si chiama Monti e il governo. Questo significa, o potrebbe significare, non dico colpo di Stato, ma virgolettando la parola golpe. Ci sono altri politici che dicono in televisione l'unica soluzione possibile per salvarci da questa crisi è commissariare tutti gli Stati d'Europa. Attenzione a questo linguaggio. Sì, è vero, l'hanno già commissariato. Vedete chi è il premier in Grecia, vedete chi sono i punti di riferimento all'interno del Parlamento italiano, che si scandalizzano e si indignano uomini di sinistra dicendo che i giornalisti sono mediocri e vanno ridimensionati perché vengono scoperti a passare pizzini a Monti. Allora questo non significa essere contro la sinistra o contro la destra, ma essere contro a quel gruppo trasversale che ha come obiettivo la distruzione dell'umanità per avere una supremazia. La supremazia non dell'amore, ma dell'odio e del capitalismo stremato e becero, che sicuramente nella loro logica c'è distruggere la democrazia a tutti i livelli. Grazie. Preso dalla concitazione, ho dimenticato di salutare la mia carissima amica Selvaggia Lucarelli, che ci ha dato una grande mano nella diffusione di questi temi. Cinzia Leoni, che ha scritto un bellissimo articolo oggi su Borsa e Finanza, sul convegno. Poi vado in cerca di Paolo Ferrara, che è scomparso. Dove sta? Ah, ecco. Vabbè, ora è l'intervento, torniamo agli interventi. L'onorevole Roberto Mezzaroma, dove sei? Se vuoi intervenire poi dopo, Roberto, siamo a tua disposizione. E vorrei passare ora la parola al professor Claudio Moffa dell'Università di Teramo. Un altro, seguirà poi Paolo Ferrara e poi parlerai tu. E dopo Nino Galloni e dopo vediamo. Vabbè, vediamo. Allora, grazie all'avvocato Marra per l'invito. Io credo che riunioni di questo tipo, tenendo presente quanto lui stesso ha detto, ciascuno con la sua individualità e la sua storia, in un unico percorso comune per ribellarci allo stato di cose presenti, sia fondamentale. Questo incontro appunto è importante e io sono un professore universitario, probabilmente il problema che tocco è quello che la maggior parte di voi conosce attraverso i vostri figli che dovranno o frequentano le università, ed è quello che io vivo anche come cittadino. Le parole che ha detto Scilipoti a proposito di questo, di questa tendenza più o meno oscura, la nomina del nuovo primo ministro greco, quel che ci viene appunto in termini di direttive, di abusi di potere, anche dentro il mondo politico,
le pressioni sui giornalisti onesti che fanno giornalismo onesto e non fanno diffamazione gratuita, beh, tutto questo richiama un po' quello che personalmente ho cercato di sintetizzare in un titolo per il convegno del 6 dicembre all'Università di Teramo, che ha come appunto titolo il nuovo Leviatano, perché quello che stiamo rischiando a proposito di questo libro, un classico che scrisse Hobbes nel lontano 1651, poco prima che venisse fondata la Banca d'Inghilterra, da cui inizia una certa storia del signoraggio molto importante per capire la realtà attuale, e diciamo presentava la realtà dell'epoca come comandata da due poteri forti. Il Leviatano, e questo signore qui, aveva, non in questa immagine che è stata ritoccata opportunamente, in mano il pastorale della Chiesa e il titolo e la spada del principe. Ebbene, da allora ad oggi il mondo è completamente cambiato. Io ritengo, assieme a tanti altri studiosi e cittadini, che la Chiesa ormai è un potere tutto sommato sì forte, ma in qualche modo marginalizzato, e che chi comanda è questo mondo delle banche, dell'euro, che ha sostituito qui il pastorale, che diciamo, attraverso un'emissione privata da parte della BCE, o qualora dovesse passare nelle mani di questa Banca d'Italia, della stessa Banca d'Italia, che al 95% è formata da banche private, non è più una banca di Stato, ebbene, diventa il mezzo di indebitamento degli Stati. L'emissione privata conduce attraverso diversi passaggi all'emissione di titoli di Stato di uno Stato deprivato della propria sovranità monetaria, e quindi questo indebitamento è destinato a durare nel tempo. Detto questo, ricordando anche che per esempio mi fanno molta simpatia gli accenni al giornalismo disonesto e alla diffamazione continuata di alcune testate, perché ognuno nel suo campo può aver vissuto questioni di questo tipo, ed io, e questo è uno dei motivi principali per cui ho invitato a Teramo già il 5 novembre scorso Scilipoti, un'iniziativa ottimamente riuscita. Volevo dire alcune cose sul percorso che stiamo intraprendendo. Innanzitutto credo che si possa dire, io stesso sono un neofito, io sono storico delle relazioni internazionali e non un economista, di questo specifico argomento sono, diciamo, un neofita. Però sicuramente noi siamo in un fiume in piena di iniziative che si stanno sviluppando in tutta Italia, di echi anche sulla stampa, delle volte persino sulla stampa, insomma, che appartiene a un certo mondo che dovrebbe essere ostile a questo tipo di discorsi, e quindi si tratta di fissare alcuni punti per un percorso comune nel rispetto della propria individualità, e questi punti a mio avviso sono: un primo, che dico in modo estremamente breve, è quello della trasversalità umana, perché ovviamente c'è sempre il rischio della concorrenza fra diverse teste pensanti, e il rischio che questa concorrenza diventa conflitto. È quello che vogliono i nemici del popolo, è quelli che vogliono i poteri forti e le banche che controllano, che vogliono impedire che il fiume prosegua il suo cammino. Faccio un esempio di politica internazionale che probabilmente molti di voi non vedranno d'accordo, ma quello che è successo in Libia, la fine di Gheddafi, è stato reso possibile, no? Un crimine inaudito compiuto da NATO è stato reso possibile anche dall'isolamento in cui si è venuto a trovare Gheddafi, perché guardate che la gelosia nel mondo arabo o nel mondo islamico, nell'Iran, nella Siria, che oggi sono al mirino, sono intervenuti, la gelosia, la concorrenza, i dispetti hanno la loro funzione e vengono usati. È stato per Gheddafi e fu una quindicina d'anni fa per lo stesso Thomas Sankara, ucciso da un suo ex compagno d'armi, Blaise Compaoré, no? Perché il potere è vero che agisce su grandi livelli e con grandi obiettivi, ma usa anche la miseria umana. Quindi trasversalità umana fra tutti noi e trasversalità politica. Ho citato Gheddafi, credo che forse vi potrebbe essere arrivata la voce che il sistema bancario della Libia era un sistema, e io stesso sono stato più volte in Libia, fondato
su tassi di interesse, per esempio i mutui delle case alla fine degli anni Ottanta, che erano al 2%. Perché questo? Perché c'è una tradizione islamica che risale al Corano, che condanna l'usura. Ci sono dei versetti del Corano che condannano l'usura, ed è una condanna che riflette contenuti e quindi sulla lotta a questo sistema di potere bancario e finanziario, e invece ci si mascheri dietro le etichette o dietro categorie di fascismo e antifascismo che ormai hanno fatto la loro storia. Io mi rivolgo in particolare ai miei ex compagni, che dimenticano che non tutto Marx è concentrato nella sfera del capitale produttivo, perché c'è il Marx delle lotte di classe del 48 che prefigura un'alleanza nella rivoluzione di quell'anno in Francia fra la borghesia produttiva e il proletariato contro l'aristocrazia finanziaria, contro la France des Juifs, la France dei Rothschild, che governava tutto in quella. E questo schema marziano ancora è addirittura confrontabile con il corporativismo fascista. Quindi noi dobbiamo aprire la mente a queste novità, dobbiamo rileggere la storia e i classici, e dobbiamo anche capire, per esempio, che c'è un poeta come Brecht che disse delle banche una battuta feroce: meglio rapinarla che non fondarla. Ovviamente io non sto istigando comunque, sono assolutamente contrario alle rapine in banca, però è chiaro che non era così diverso da Ezra Pound da questo punto di vista. E poi capire una cosa: lo devono capire i Cremaschi, lo devono capire i Bersani, se credono veramente al welfare state, allo Stato sociale, alla spesa pubblica da difendere. Che non è possibile la spesa pubblica per assistere il popolo, la parte più disagiata del popolo, senza tornare all'emissione statale della moneta, senza ritornare alla sovranità monetaria statale, che in questo momento è stata usurpata. Tutte queste idee io le ho apprese da un mio collega all'università, Giacinto Uti. Questo messaggio poi ovviamente lo possiamo discutere, però lo dobbiamo anche studiare, e io apprezzo del suo messaggio, come dire, il doppio binario che lui persegue: da una parte la rivolta locale, il caso di Guardia Crele della Moneta Sime, e dall'altra però anche un progetto di legge. Quindi attenzione, il terzo principio dopo la trasversalità umana, la trasversalità politica, ideologica e anche culturale incontro tra le religioni, è quello di perseguire questo doppio binario, perché ambedue le strade sono importanti. Certo, alla fine poi bisognerà tornare a cambiare la legge e a imporre una riforma che blocchi appunto la rapina delle banche e della finanza. Vado verso la conclusione, ma quello che vi volevo dire, avendo citato Auriti, è che il panorama dell'Accademia, non so se pagherò altri prezzi per quello che vado dicendo, è veramente sconfortante, perché trovare chi organizza un convegno come quello mio, chi parla apertamente di signoraggio dentro l'università, o pone il problema di una banca appunto europea che è privata, è molto molto difficile. E io penso a diverse categorie, non sono soltanto gli economisti. Io ho letto l'appello degli economisti, lo aspettavo con ansia, contro l'attuale situazione. C'era fra le firme un collega che peraltro è stimabile, Sergio Cesaretto, di cui avevo letto un buon intervento sul sito Politica Economia, in cui se la prendeva con una lettera di Andreatta al ministro delle finanze, insomma governo Spadolini, e appunto lì prendeva una posizione contro l'esautorazione progressiva della Banca d'Italia. Però di tutto questo nell'appello di oggi non c'è nulla, non c'è un riferimento alla questione del noto BCE, è tutta una logica di economisti interna al sistema, assai più di certe, come dire, punte che vengono dal mondo della destra, come per esempio il presidente Ciripoti. E poi penso ai giuristi internazionalisti, che non hanno detto una parola significativa
sulla guerra d'aggressione alla Libia, che nonostante quello che ha detto Napolitano, che ormai è diventato presidente, primo ministro, fa tutto lui, e qualcuno, Sansonetti, ha parlato di golpismo, però prima di Sansonetti ne avevano parlati altri, come il sottoscritto. Bene, il presidente Napolitano ci ha raccontato per due mesi, mentre le aeree della NATO bombardavano Tripoli, che non solo Tripoli, che la guerra era legittima. È un'assurdità, qualsiasi giurista internazionalista lo sa, però nessuno ha parlato. E terzo, gli storici, che è la categoria che più mi appartiene, e tralascio i riferimenti a certe vicende che sono finite a livello mondiale, che vedono sempre quella stampa canaglia che comprende anche giornalisti giovani e che si inalberano per presunto antifascista e sono i primi fascisti, scusate camerati e amici fascisti, perché sono quelli che sono servi dei superforti e che vogliono imbavagliare la libera accademia. Ebbene, tutto questo accade nel mondo dell'accademia. Quindi io vorrei aprirvi una finestra perché faceste attenzione all'importanza di questo mondo, perché è vero che contiamo poco, oggi l'accademico che conta è solo quello che va alla TV. Io ho collaborato a Rai 3, a Rai News, eccetera, poi a un certo punto hanno capito che ero scomodo e quindi mi hanno tagliato le gambe. Però è importante per la crescita dei nostri figli che ci sia un'università pluralistica, che ci siano economisti, giuristi, accademici che parlano linguaggi diversi, no? Questo perché appunto il problema è andare e finire anche a livello istituzionale. Non basta soltanto la rivolta dal basso, che è sacrosanta, è la base di partenza, bisogna puntare a entrare nelle istituzioni per cambiare veramente la realtà. Concludo con non faccio il discorso qui del nuovo Leviatano che pronuncia dei principi universali che in realtà poi sono pro domo loro, cioè per un certo tipo di potere, quello di cui già parlava Hobson nell'imperialismo del 1902, cioè un certo tipo di popolazione che è adusa da secoli, si potrebbe dire dai tempi del Deuteronomio, a praticare un certo tipo di attività. Però voglio concludere appunto con l'importanza di queste iniziative di cui, appunto, per cui ringrazio ancora Marra, e con l'importanza di ascoltarci tutti, destra e sinistra, con le nostre storie individuali per poter andare avanti e sconfiggere il mostro delle diatane nuove. Innanzitutto voglio salutare Matteo Castagna del ciclo Christus Rex, io so altro, a proposito del discorso di Claudio, di questa necessità di convergere, e c'è poi qui con noi una persona che io ho conosciuto anni fa e che non vedo da allora, e che è un singolare, perché me lo devi far dire, Don Floriano, è un religioso che è un antisignoraggista che io conobbi anni fa e che non vedo da allora. Dove sta? Là, è là. Ah, ciao, che è un antisignoraggista, io che dico la chiesa è schierata, c'è, ecco, smentita. E sì, ma lui, come dire, ha il veste abiti religiosi, insomma, è contro il signoraggio. Se poi vuoi intervenire, non proviamo. E ora credo che debba intervenire Paolo Ferrara. Che... Innanzitutto manifesto la profonda stima e l'apprezzamento per tutto quello che ha portato il nostro dibattito che mi ha preceduto e che ha un significato molto importante relativamente alla formazione, come parleremo, alla cultura, perché molto di quello che accade è dovuto a quello che voi potete tranquillamente chiamare falsa coscienza e teorie ingenue, dalle quali dobbiamo ancora non anche liberarci. Ma io entro nel merito. 6 punti su 5 leggi, 2 del 2011, 1 del 2010, che indicano non una risposta giuridica solo, ma un'analisi politico-economica. Attaccare giuridicamente, facendo anche difesa dei valori costituzionali, il principio
che una legge non può portare i tassi usurari a livelli tali da scannare questo paese. Non vuol dire solo anche dare il segno di una cultura giuridica, vuol dire dire al paese in questo momento vi stiamo dando lo strumento per... Siccome pensavo tutti li conoscessi, invece c'è il pubblico anche diverso da quello nostro solito, e ciò non l'ho introdotto. Grazie. Significa dare un segnale importante, vi difendiamo, vi potete difendere, da un'attività normativa che introduce regole e principi a favore delle oligarchie finanziarie. Sei punti che indicano però una lungimiranza anche politica, perché non solo indicano e danno e forniscono a questo paese uno strumento di difesa e uno strumento di ripristino della legalità, ma disegnano anche un'analisi che è in parte, e in parte no per quello che vi dirò, l'analisi che avete sentito sino ad oggi. Noi abbiamo in corso un processo di rastrellaggio delle ultime risorse economiche e finanziarie di questo paese, e dietro un lungo progetto che viene da lontano e che ha visto quello che noi chiamiamo tranquillamente potere finanziario di grandi gruppi divenire il centro e il motore del mondo occidentale. Tutto questo è accaduto davanti ai nostri occhi e tutto questo indica che dobbiamo essere in grado di costruire quel modello diverso, umilmente confrontandoci con la complessità di quello che sta accadendo, ma con le idee chiare, queste idee che devono essere comuni e possono essere comuni se rinunciamo a queste due parole desuete, destra e sinistra. Tra l'altro parole che hanno tutto a che fare col Parlamento sabaudo, la posizione del Parlamento sabaudo di sinistra. La parola che serve Leviatano a individuare il grande potere finanziario, io la trasformerei con un discorso un tantino complesso, ma spero di riuscire a farmi capire, è difficile rendere più complessa questa analisi. L'idra di Leviatano, un mostro fatto di una testa fondamentale, talmente tanto potente che organizza le braccia e gli artigli che utilizza, ma anche altre teste, signori, se il corso è leggermente più complesso. Queste sei proposte di referendum fondamentali perché danno un segnale di liberazione dal potere economico finanziario della massa, della gente, limano le unghie, gli artigli principali di questo mostro, ma non basta animarle, bisogna capire come è strutturato, che cosa comporta questa analisi e non illudersi. Guardate che la risposta della moneta stampata dalla gente attraverso il proprio organo e lo Stato è talmente tanto logica e talmente tanto vera che è tautologica, ma quello che bisogna capire è se la superfetazione di questo mostro finanziario, questa ida, le cui teste possono essere tagliate ma risorgono continuamente, sia sufficiente sul piano puramente teorico. Non lo è. In realtà il mostro, tagliata la testa ipoteticamente ovviamente, di questa grande testa che lo governa e che ha progettato molto di più che solo il governo e il dominio economico dell'Occidente, il corpo suo riprodurrebbe altre teste. E vi è persino una testa di poteri finanziari minori tagliati dal banchetto principale che persegue strategie diversificate rispetto a quella che noi chiamiamo mondialismo e addirittura punta sulla rottura dell'Europa attraverso lo statalismo, cioè dicono le cose stesse che diciamo noi ma a tutt'altro fine. E non ve lo dico per allarmarvi, ve lo dico per dirvi che dobbiamo avere necessariamente le idee chiare e sapere dove andare. Se si tocca il principio che ha portato il mondo finanziario a governare il mondo, e lo si tocca anche a partire da questi referendum che sono un segnale importante in questo paese, bisogna anche capire cosa produrre, come produrlo
in quale quadro internazionale, con quale collaborazione ricostruire l'economia, e bisogna mettere insieme il meglio del pensiero del passato, rinunciando ciascuno ad ascendenze, etichette e provenienze. Bisogna essere ambizioso, anche perché la posta in gioco non è solo la distruzione economico-sociale, ma è molto di più, ahimè. Questa ambizione deve confrontarsi col quadro globale. Il quadro globale è un quadro di un potere superfetato, diventato onnipotente, di una grande testa centrale con mille tentacoli, che trasversalmente taglia anche le classi politiche, economiche e i soggetti che fanno parte di quella cosa che possiamo anche chiamare col suo nome e che io chiamo serenamente massoneria vincente. E vi dico che questo quadro è un quadro 10 volte più allarmante. Molti di voi sanno di riflessioni che nascono in un mondo un po' ghettizzato, con un brutto termine che ha pure un fondamento di verità, perché spesso le analisi sono troppo culturali. Dal mondo dei cosiddetti complottisti viene un segnale importante da 10 anni. Questi ragazzi, molti volenterosi, informano, parlano di varie cose, parlano di sperimentazioni, di controlli di vario tipo, di meccanismi di incidenza sulla vita, sugli individui, sulla libertà personale. Ecco, io sono arrivato alla moneta attraverso l'esperienza cognitiva di un frammento. Non è un frammento da niente, perché chi vuole governare il mondo, chi pensa a gestire quello che sta gestendo davanti ai nostri tutti occhi, si è attrezzato con vari bracci. C'è un braccio scientifico, è un'analisi tecnico-scientifica costruita in funzione di un governo anche dell'uomo, ma c'è addirittura un braccio militar-sociale. Perché, signori miei, io sono il magistrato, ex magistrato no, magistrato sospeso per ovvi motivi dal Consiglio Superiore della Magistratura, e che ha denunciato, dopo aver subito quello che voi potete solo lontanamente immaginare, una vicendupola da nulla, che adesso ha sfondato anche l'informazione pubblica, e che è non tanto e solo l'esistenza di sette esoteriche a sfondo militare che utilizzano tecniche di controllo anche sperimentate dalla CIA e negli Stati Uniti, portate in Italia, in Campania, ma altresì la copertura organizzata di queste attività, la deviazione e l'affidamento del ruolo di coprire e non scoprire queste realtà, purtroppo a componenti deviate anche della magistratura, e altresì ha detto una cosa da niente, e che cioè questi progetti che hanno un nome e un cognome, si chiamano progetto MK Ultra e progetto Mona, hanno affidato alla casta degli psichiatri deviata il ruolo di assicurarne la realizzazione, la sperimentazione, controllando chi ne fuoriesce e se ne salva o chi vuole capire e ha capito, con gli strumenti violenti da sempre utilizzati dalla psichiatria. Ma la differenza è che oggi la psichiatria organica ha un progetto vero e proprio. Non è la psichiatria di Stalin, lo strumento del potere repressivo che gestisce la repressione individuale. È una psichiatria arruolata in un progetto la cui componente politico-sociale è evidente. Signori, non solo hanno pensato a stracciare e distruggere la piccola e media impresa del nostro paese, non solo hanno costruito in questa ultima fase l'ultimo rastrellamento, non solo abbiamo ormai un potere superfetato che governa le nostre società a livello economico, ma abbiamo anche una sperimentazione sotterranea che schiavizza, controlla, e oggi sappiamo che ben 1 milione di americani hanno subito questa sperimentazione negli anni 70. Perché vi dico queste cose?
molto difficile e più complessa da capire, tant'è che anche chi mi sta vicino ha faticato e ha arrancato nel riuscire a sentire questa questione. Perché se questo è, e lo è perché il magistrato che vede di fronte ha depositato a termo non gli articoli, non centinaia di informazioni, questo paese sa che loro sì, non solo sono mondialisti, ma hanno fatto un progetto globale. E quindi io vorrei che oggi venisse sancito il patto finale tra le coscienze, dobbiamo saper capire e interpretare tutto, legare anche frammenti delle realtà più difficilmente percepibili e accettabili. E guardate bene, quanto è importante quello che ha detto Moffa poco fa. Su cosa si fonda la possibilità di realizzare una cosa così abnorme come sette esoteriche sul territorio con donne controllate, ghettizzate, uso di droghe, i traffici delle armi, ma soprattutto i traffici della droga dall'Afghanistan, ormai si sa, gestiti dalla Parà di Genova, da altri. Su cosa si fonda? Su quella cosa tremenda che è il buon senso comune. Ognuno è stato costruito ed educato a non vedere al di là di quello che normalmente accade. La formazione universitaria è stata intradata, incasellata, irreggimentata, e noi abbiamo bisogno di quella cosa che non è solonismo, è banalmente intelligenza, capacità di guardare dentro, capacità di creare un nuovo organismo collettivo, capacità di fondare una dura critica all'assetto economico-finanziario che sta distruggendo questo paese, ma anche altri, ragazzi miei, a tutta l'analisi di quello che avevano in testa. Essi avevano in testa un progetto gigantesco, c'è chi parlava fin dagli anni 70 del fumo di Satana che entrava dalla Chiesa, ahimè io sono laico anch'io, ma noi oggi sappiamo che la Chiesa è infiltrata e tenta in parte, nella parte migliore, di difendersi dalle infiltrazioni. Avevano un progetto generale, ci stavano anche componenti che a me non mi riguardano, spiritualistiche esoteriche, ma se questo è, se obsoleto il concetto di sinistra, e questa sinistra post-atlantica e mondialista ha distrutto i valori cristiano-sociali del pensiero marziano, anche a destra, signori miei, abbiamo a che fare con chi è post-atlantista e mondialista, e abbiamo a che fare con una, come dire, assenza di responsabilità e vicinanza alla gente. Dobbiamo rifondare parecchie cosettine, dobbiamo capire che la realtà è estremamente complessa, che se si attacca al sistema finanziario bisogna ripensare al sistema produttivo, bisogna ripensare ai diritti, alle donne, è un segnale importante uscito dall'assessore del Comune di Roma, un po' implicito ma chiaro, due giorni fa addirittura. Bene, se tutto questo dobbiamo fare, abbiamo questo compito che va da qui ai prossimi anni, ma partiamo subito da questa vicenda concreta. E occorre riunire e fondere valori importanti: la persona, la tutela della gente, il valore di ridare a chi produce, a chi lavora, a chi organizza anche il lavoro, ma vicino a chi produce e lavora, il suo ruolo anche politico. La casta esiste, la casta non sono solo politici che approfittano individualmente o come somma di individui. La casta è un potere trasversale, ha un nome, si cambiano i ruoli, i parvenu della casta, che anche avevano una tendenza a liberare dal dominio vincente questo paese, hanno pagato anche loro un prezzo. Io non sono certo berlusconiano, non condivido molte cose che ha fatto in questi anni, anzi non di più. Una parte del progetto Gelli, letta oggi, è quello che è accaduto in questi 5 anni sotto il governo Berlusconi. Abbiamo a che fare quindi con un compito difficilissimo, perché tagliare trasversalmente vuol dire ripartire dal basso, ricostruire le categorie del pensiero, superare le differenze arcaiche e buttate, fate buttare a mare le parole sinistra e destra. Dobbiamo costruire l'ideologia del terzo millennio, che abbiamo giuristi, storici, un po' emarginati, certo, ma con le palle, che hanno coraggio. Io vi auguro buon lavoro, ce la faremo.
Cediamo la parola al professor Nino Galloni, colui che in qualche maniera aveva previsto cosa sarebbe successo, perché la situazione di oggi è un piano che viene da molto lontano, da quando i bot, anziché essere messi sul mercato italiano, sono stati messi sul mercato internazionale a fine di dare gioco e quindi comprare denaro da chi ce l'ha, quando invece il denaro non è altro che la rappresentazione del valore che siamo noi e che generiamo noi. Riciclo reti, ma cedo la parola al professor Nino Galloni. Grazie. Allora, io in genere sono più abituato a parlare di un pubblico che vuole capire determinati passaggi nell'ambito della economia e segnatamente della macroeconomia. Oggi mi rendo conto che qui abbiamo di fronte persone che su alcune questioni fondamentali condividono un'opinione e un impegno evidenti, e quindi cercherò di fare uno sforzo un po' diverso dal solito. Innanzitutto riassumerò come uscire dalla crisi, anche se, come ho scritto diverse volte, l'attuale situazione la considero più una sindrome che una crisi, perché la crisi, dalla parola greca, rappresenta un qualcosa che si può superare e prelude ad una metamorfosi, ad un cambiamento, mentre la sindrome, in termini medici, come sapete, indica un sistema che assolutamente non è in grado poi di sopravvivere. L'altro aspetto che vorrei qui cercare di affrontare è che noi dobbiamo dare una sorta di continuità, diciamola pure politica, a quello che stiamo cercando di fare, perché delle due l'una: o si ritrova il bandolo della matassa, oppure ci ritroveremo comunque, anche dopo una catastrofe, anche in uno scenario da day after, in una situazione in cui qualcuno dovrà riprendersi la responsabilità di gestire in qualche modo la cosa pubblica e di inverare, utilizzando il verbo di Marra, la democrazia. Allora, innanzitutto, come si esce da questa situazione? In un modo solo: ripristinando la sovranità monetaria degli Stati. Non ci sono altre magie. Occorrono investimenti produttivi. Oggi i privati non li fanno, non perché manchino i soldi, perché i mezzi finanziari nel pianeta sono eccessivi, perché paradossalmente anche i derivati, tutti questi titoli tossici, se ci fosse un accordo fra i grandi stati e le grandi aree geopolitiche, potrebbero essere sterilizzati, riconvertiti in titoli buoni per fare lo sviluppo infrastrutturale di tutto il pianeta. Esattamente. E poi ovviamente, se le banche, invece di occuparsi prioritariamente di fare speculazione finanziaria, facessero le banche, cioè prestassero il denaro all'economia a condizioni ragionevoli, ci sarebbe sufficiente credito per fare questi investimenti. Oggi le banche hanno maggiore interesse a buttarsi su attività speculative perché credono o fanno credere anche ai loro clienti, anche ai risparmiatori, che sia possibile strutturalmente e stabilmente ottenere rendimenti dalle attività finanziarie superiori a quelli delle attività produttive. Sappiamo che è impossibile. Nel brevissimo termine le attività, per esempio, di derivazione consentono di garantire rendimenti superiori alle attività produttive, ma nel trimestre, nel semestre al massimo. Dopodiché invece il rendimento delle attività finanziarie non può superare quello delle attività produttive, che è basso, come sappiamo, e quindi questo di più deve essere bruciato, come si vede, nelle borse e nelle altre attività, diciamo, di tipo speculativo, perché purtroppo adesso non c'è tempo per approfondire questo passaggio fondamentale. Anche le obbligazioni sono diventate attività di tipo rischioso, speculativo, mentre una volta giustamente erano il rifugio per il risparmiatore che non voleva rischi e voleva ritrovarsi poi in una certa situazione, seppure sacrificando il rendimento. Ma chi è che oggi
se i privati non intravedono la possibilità di fare investimenti e quindi non c'è la ripresa e quindi non è neanche utile quello che fece a suo tempo, tentò di fare Bush, cioè di ridurre le tasse ai ricchi perché i ricchi investissero. Sì, i ricchi ottenevano dalla riduzione delle tasse delle somme che poi utilizzavano nel mercato finanziario, ma non per fare investimenti. Ma la classe media, anche quando gli riduci le tasse, ma per ridurre le tasse gli aumenti ancora di più quello che deve spendere per compensare la riduzione della spesa pubblica, si ritrova più povera. Noi oggi siamo poveri non per altro, ma perché i servizi pubblici non funzionano, cioè paghiamo delle tasse per non avere dei servizi adeguati, invece dovremmo avere questi servizi. Allora chi è che deve fare questi investimenti per uscire dalla situazione? È chiaramente lo Stato. E allora si dice lo Stato non ha i soldi, e questa è un'assurdità per tutte le ragioni che sappiamo. Quindi il ripristino della sovranità monetaria da parte degli Stati, poi come la ripristiniamo, fino a che punto la ripristiniamo, se vogliamo solo limitarla agli investimenti produttivi per la ripresa, questa è una questione che dovremo affrontare prossimamente nella politica, a partire da quelle che sono le autorità riconosciute, cioè gli stati nazionali. Se poi si mettono d'accordo in Europa per dire gli Stati devono avere il pareggio di bilancio, invece a livello europeo c'è un'istanza che fa gli investimenti per le infrastrutture, per la crescita potenziale, per la disoccupazione, per la ricerca, per gli ospedali, eccetera, eccetera, questo ci può andare bene lo stesso, dobbiamo ragionare in questi termini. Ora, qual è il punto fondamentale che comincia a impressionarmi anche sulla tenuta mentale di coloro che ci stanno in questo momento più o meno governando? Che non si sono resi conto che da poco tempo siamo usciti dal paradigma liberista fondamentale inaugurato alla fine degli anni 70 in termini anti-keynesiani. Cioè, paradigma liberista ha detto, e da lì poi sono nati tutti quanti i problemi, bisogna mettere in ordine i conti pubblici, dopodiché ci sarà lo sviluppo. Questa cosa abbiamo visto che non ha funzionato, non può funzionare, perché l'ordine del conto pubblico deriva dall'equilibrio dell'economia, quindi se nell'economia ci sono gli investimenti, c'è la piena occupazione, c'è lo sviluppo industriale, c'è lo sviluppo dei servizi, allora è chiaro che ci sono le condizioni per l'equilibrio dei conti dello Stato. Lo squilibrio dei conti dello Stato altro non è che il contrappeso allo squilibrio nella società, perché ci sono i disoccupati, perché non si fanno abbastanza investimenti, eccetera, cioè esattamente il contrario. Ora, il paradosso di questi ultimi tempi è che la grande speculazione finanziaria internazionale ha indicato un nuovo paradigma, e oggi la speculazione pesa e conta di più delle varie BCE, banche centrali, eccetera, eccetera, perché ha 10 volte di più mezzi finanziari a disposizione. Cioè, nel momento in cui si fa speculazione su un titolo, le banche centrali intervengono, ma se per caso la speculazione internazionale, come accade alla lira nel 92, ce la mette tutta, li supera e li travolge. Allora oggi uno dei motivi per cui la speculazione finanziaria internazionale, diciamo, comanda il gioco è questo, che è più forte. Poi vedremo chi gli ha permesso di diventare più forte, come è possibile invece che si inverta l'ordine del percorso storico. Ora, questa speculazione internazionale dice una cosa diversa, cioè ha inaugurato un paradigma diverso, cioè dice voglio lo sviluppo, voglio vedere lo sviluppo di questo paese, a condizione che i conti siano in ordine. È diverso dal paradigma di questi ultimi 30 anni, che diceva invece conti pubblici in ordine, paradigma della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, delle banche centrali, eccetera. Voglio i conti in ordine e questo genererà lo sviluppo, che abbiamo visto che non ha funzionato, che è fallito, che è chiuso, che non tornerà più, grazie a Dio. Ma il nuovo paradigma ha degli aspetti anche interessanti ed inquietanti. Innanzitutto, com'è che i governi che si avvicendano e quello che si sta apprestando adesso, che ha detto qualcosa all'inizio ma che poi non pratica, non riesce a cogliere che cosa significa? Significa, signori miei, che tutte le misure di politica economica che, pur apportando benefici ai conti pubblici, tuttavia determinano nel breve termine
una riduzione dei consumi e quindi dello sviluppo sono bandite. Quindi vi faccio un esempio che faccio sempre perché sono esercitato a fare questi conticini. Se noi togliamo 50 euro al mese ai dipendenti statali, otteniamo un'entrata per lo Stato di alcuni miliardi di euro, quindi ci migliorano i conti pubblici. I mercati finanziari ti danno contro e ti abbassano il rating. Perché? Perché sanno che questi 50 euro al mese in meno significheranno, a conti fatti, 7.800, 8.000 posti di lavoro in meno sei mesi dopo. E 8.000 posti di lavoro in meno significa che ci saranno meno contributi all'INPS, significa che ci saranno meno entrate fiscali, significa che dovranno essere spesi centinaia di milioni di nuovi ammortizzatori sociali, cioè significa sostanzialmente che se oggi noi riduciamo, ad esempio, solo un esempio, gli stipendi dei dipendenti pubblici, credendo di esprimere così, chissà, di ottenere così chissà quale commozione da parte dei mercati finanziari internazionali, otteniamo esattamente il contrario, perché i mercati dicono no, i mercati, che non sono i mercati, sono le grosse agenzie di speculazione finanziaria internazionale che sono controllate dalle banche, li chiamano i mercati, ma non sono mercati neanche per niente, perché nella migliore delle ipotesi sono centrali oligopolistiche. Seppure dobbiamo chiamare col loro nome, è già stato fatto, quindi lasciamo perdere. Comunque, questi mercati dicono no, perché questa misura porterà meno consumi, quindi meno sviluppo, e penalizzano quel paese che ha fatto lacrime e sangue, grandi sacrifici. Quindi sono ammissibili, per superare la nottata, diciamo così, tutte quelle misure che o sono neutrali per lo sviluppo e sono positive per i conti pubblici, o sono neutrali sui conti pubblici e sono positive sullo sviluppo. Tutte le altre invece devono essere bandite. Facciamo degli esempi. Se io metto il TFR in busta paga, cioè faccio la quattordicesima, aumento i consumi e aumenteranno anche le entrate dello Stato. Quindi questa è una misura passabile, ma ci sarà il veto dei sindacati, perché ci sarà qualche sindacalista che non potrà andare a guadagnare 600-700 mila euro all'anno alla gestione della previdenza complementare e quindi non si farà. E si farà un'altra cosa, si rimetterà la tassa sulla prima casa. Ma che senso ha mettere la tassa sulla prima casa quando la maggior parte di questi proprietari, questa anomalia che dice il neo presidente del Consiglio, corrisponde al pagamento di un mutuo e un'ipoteca su questa stessa prima casa? Ma se la maggior parte della mia casa è ipotecata e io ci pago un mutuo, formalmente sono proprietario, ma solo per pagarci sull'ICI? Allora questa non è una misura che aiuta i conti pubblici e l'economia. E via dicendo. Il problema qual è? Che com'è questa gente che voi dite è stata in busta paga delle grandi agenzie di rating e adesso sta nei governi dei vari paesi europei? Non capisce questa cosa, loro non hanno imparato niente, sono stati in busta a lavorare per queste compagnie di rating, ma non hanno imparato neanche questa semplicissima cosa che sto cercando di evidenziare stamattina. Allora qual è l'obiettivo? Potrebbe essere veramente aumentare il disordine per arrivare a una catastrofe finanziaria, magari uscirne con poca originalità, con una guerra mondiale, qualcosa del genere, o quello che paventava prima l'onorevole Scilipoti, che è molto interessante, cioè la sterilizzazione attraverso la manipolazione del genoma umano dell'umanità stessa. Cioè domandiamoci queste cose, perché non è più tempo di tergiversare e di aspettare. Ma vi dirò di più, e mi avvio alla conclusione, perché immagino che ci sono un milione di interventi, giustamente. Io ho avuto una certa esperienza in varie fasi della mia vita, quasi sempre dalle parti della pubblica amministrazione italiana e anche nel privato, ma insomma anche nella pubblica amministrazione. E ho avuto un periodo, diciamo, di particolare auge fra il 93 e il 96, perché sono stato direttore generale della cooperazione. Quando fui nominato, tutti quanti si agitarono perché non era stata una cosa concordata, era stata una necessità contingente dell'allora ministro Giugni, che mi chiamò e mi disse: tu sei quello onesto, tu sei quello preparato, tu sei quello che capisce di economia, vai lì. Io arrivo lì e mi trovo i poteri forti davanti, erano lì. Però, scusatemi se me lo dico da solo perché sennò dovrei stare qui a parlare delle ore, io come direttore generale, a parte che a quei tempi contavamo più dei ministri, come direttore, e forse era meglio, come direttore generale io la gente la mettevo in riga,
agivo nell'interesse della cooperazione, delle cooperative, eccetera, eccetera, e grandi potentati delle centrali cooperative, della Lega, della Confcooperativa, eccetera, eccetera, in qualche modo dovevano seguire le mie circolari, eccetera. Godevo di un'autorevolezza e di un'autorità riconosciuta che mi consentiva di metterli in riga. Poi mi hanno fatto saltare, sono andati da Scalfaro raccontando che ero molto cattivo, ma diciamo, succede, voglio dire, perché non è che l'unico persona, siamo diversi qui dietro che abbiamo fatto certe cose. Quello che è importante è che rispetto alle banche, non è vero che la colpa è delle banche, la colpa è della politica, e della politica che non si riprende la responsabilità di gestire il potere nell'interesse dei cittadini. Questo è il punto, questo è il punto. Perché all'inizio, all'inizio degli anni Ottanta, se ci fosse unicamente voluto ottenere il risultato, non dico di sottrarre alla politica il potere di decidere gli investimenti pubblici, ma almeno di, come dire, moralizzare, come si diceva, in questo la sinistra marxista si trovò unita con la sinistra della Democrazia Cristiana, quella parte che ovviamente condivideva il progetto, e lì fu deciso di far aumentare i tassi di interesse, di impedire al Tesoro di continuare a collaborare con la Banca d'Italia nell'interesse generale, gli interessi salirono enormemente, il risultato eccetera. Cioè questa classe politica, è tuttora una classe politica che rinuncia ad imporre una linea di comportamento alle banche. Io sono sicuro che il giorno in cui c'è una classe politica che impone alle banche un comportamento diverso rispetto a quello che esse mantengono, si ottengono dei risultati eccezionali, in linea con quello che si vuole dietro a questo tavolo e dall'altra parte di questo tavolo. E lo stesso dicasi per la speculazione finanziaria internazionale. Gli speculatori finanziari cosa fanno? Fanno gli speculatori. Se nessuno li frena, vanno avanti come sono andati avanti. Hanno prodotto 1 milione di miliardi di derivati. Che per gestire questa cosa, e la Fed il 15 settembre ha detto che avrebbe sostenuto illimitatamente le banche in questa operazione di speculazione, che significa dai 100 ai 150 mila miliardi di dollari, cioè significa qualcosa di più, di 10 volte le risorse a disposizione delle banche centrali. Questo fa paura, ma anche l'esperienza rooseveltiana ci ha dimostrato che quando poi c'è, caso degli Stati Uniti d'America, un presidente che vuole fare gli interessi della popolazione ottiene il risultato. Questi poteri finanziari, creditizi, monetari possono essere messi in riga se c'è la volontà politica di farlo, se no ovviamente non è possibile. Grazie. Vorrei fare una domanda un attimo, soltanto la domanda è una riflessione ad alta voce, ecco, per tradurre, non per voi che avete capito tutto quello che noi abbiamo detto, ma la mia domanda è questa: una moneta da 100 euro che noi abbiamo in tasca, quanto è il valore reale? Quanto costa effettivamente per metterlo sul mercato? Allora, ci hanno detto che costa 0,80 centesimi, cioè dire 100 euro, 0,80 centesimi, dicono che sia 0,80, 0,90, dico 1 euro, costa 1 euro, 99 euro di differenza. Zero elettronicamente. Dico a chi vanno queste 99 euro? Alla Banca d'Italia. Ma sta Banca d'Italia chi è? La Banca d'Italia non è altro che non una banca dello Stato, è una banca privata. Che prima della riforma di quel signore che si chiama Amato era una banca che era a disposizione degli italiani ed era banca dello Stato. Cioè, cosa significava? Significava che 100 euro, la differenza con il costo dello stampato, poi 1 euro, 0,50, 0,30, quello che è effettivamente, la differenza fra l'attivo e il passivo, l'attivo andava a finire nelle casse dello Stato, lo Stato lo utilizzava per fare tutto quello che doveva fare nell'interesse di chi? Del popolo italiano. Oggi invece quella differenza che va in attivo, a chi va? Va alla Banca d'Italia, ma la Banca d'Italia chi è? Quasi il 90% è in mano dei banchieri e delle banche italiane e europee. Allora questa è la domanda, cioè dire la domanda è questa, molto semplice, la dobbiamo far capire alla signora Maria che sta al mercato nel dire che quella moneta di 100 euro che ha in tasca, il valore reale, che il costo dello stampaggio di quella moneta è 0,50 centesimi, 0,60, la differenza che una volta andava allo Stato,
oggi non va più allo Stato, va alla Banca d'Italia che è privata, cioè a dire che sono quelle banche italiane. Allora è questo quello che dobbiamo far capire agli italiani. Dobbiamo parlare un linguaggio semplice e far capire che gli italiani sono truffati giornalmente. E quel denaro che era dello Stato oggi non è più dello Stato, è delle banche private come la BCE e banca privata. Allora che cosa dobbiamo far capire? Ecco, questa era la mia domanda, professore. La mia domanda è come può la politica, e non solo la politica, ma coloro i quali fanno battaglie nell'interesse della collettività e dei cittadini, a non prendere coscienza di questo argomento e a fare quadrato per difendere. A fare quadrato per difendere il popolo. Ecco, questa è la mia domanda. Come si può, cioè come fa il cittadino a non capire questo meccanismo? Il passaggio più difficile, e lo dico per esperienza, in oltre 30 anni che mi arrovello attorno anche a questa domanda, consiste nel fatto che la gente, insomma chi ci ascolta, la signora Maria, capisca che quando si stampa moneta non è che poi mettendola in qualche modo in circolazione si determina inflazione, perché questo è tutto il punto. Perché si determina inflazione ci sono delle condizioni, perché non si determina inflazione ci sono altre condizioni. Se accettiamo di ragionare su questo, veniamo al punto. Faccio un esempio banalissimo. Ma ha fatto una domanda, rispondo. Faccio un esempio banalissimo. Se c'è poca moneta a disposizione, per esempio come accadde alla fine dell'impero romano, che cosa succede? Che la circolazione aumenta e aumentano i tassi di interesse. Quindi la moneta si deprezza. Oh. Quindi la quantità di moneta consigliabile non è quella, come dicono i liberisti, minore, che aumenta il valore della moneta, ma è quella giusta per il sistema, che non determina inflazione, che consente di fare gli investimenti soprattutto allo Stato, e se lo Stato fa gli investimenti produttivi non c'è nessuna inflazione, qualunque somma stampi, questo è fondamentale da capire. Ma se ce n'è poca, come stavo dicendo prima, ci può essere inflazione da difetto di moneta, perché c'è stata, una delle ragioni della caduta dell'impero romano è questa, che c'era il 60% di tasso di interesse, non conoscevano il debito pubblico, l'oro serviva per comprare le derrate alimentari dell'Africa, risultato finale che non avevano più soldi per pagare l'esercito, e sapete com'è finita. Prego. Ho un piccolo problema degli interventi, perché sono molti, non si potranno fare tutti e devono essere un po', come dire, insomma, non dico brevi, ma non possono essere troppo lunghi, perché c'è Turrisi, Abramovic, Sabba, Lungo, Maiorino, Forcheri, che è l'unica donna, magari la facciamo parlare un po' prima, e Petrino, Lolli Ghetti e Orazio Fregnani, insomma, non so come fare, come si fa? Equitalia. Senti, non riesco a parlare di tutto. Equitalia è. Cioè... Equitalia sono l'ultimo dei problemi. Lo so, come si fa? Faremo un convegno in cui parleremo di equità. Allora un attimo, vorrei stabilire l'ordine degli interventi. Non lo so, stabiliamo, non voglio essere io a stabilirlo, ma insomma vorrei che si stabilisse. Sì. Se gli interventi sono di 4, massimo 5 minuti, riusciamo a parlare tutti. 3 minuti. Io ho ceduto. No, non occorre 3, basta che sono di 5, 6, insomma. Più che altro è la pazienza della sala. Allora diciamo, e ora parli tu? No, allora io mi prendo solo un minuto, poi cedo la parola a Marco Sabba. Però ti prendi un minuto per poi riparlare dopo. No, non parlo più. Dicevo, Equitalia. È chiaro che nella percezione del popolo è il primo problema, perché se lo ritrova sulla pelle. Ma Equitalia è un cane
messo lì dal maggiordomo che è la politica, che a sua volta prende gli ordini dai banchieri, e ce l'avete sotto gli occhi di tutti. Allora noi possiamo anche togliere il cane Equitalia, ma il maggiordomo di turno, che poi si alleano, perché appena è salito Monti imposto dal sistema bancario, tra l'altro casualmente eletto senatore qualche giorno prima, c'era una strategia, c'era un piano che veniva da lontano per vendere il patrimonio pubblico. Quindi tornando a Equitalia, il maggiordomo, anche se domani facessimo un referendum per abolire Equitalia, mette anziché un Doberman, ci troveremo un altro tipo di cane. Allora, perché poi ci sarà qualcuno che lo libererà. Allora, va bene, grazie. Okay, okay. Marco Sabba. Caso, quello che riguarda queste 6 leggi di cui ci occupiamo di questo referendum per abrogarle, che possono sembrare delle cose tecniche particolari come l'anatocismo e altre cose, possono sembrare delle anomalie di un sistema bancario. Io vi dirò che dopo una decina d'anni che ho studiato profondamente questo problema, in realtà non si tratta di anomalie, il sistema oggi è basato sull'illusione e sulla ripetizione di operazioni che apparentemente sembrano innocue ma sono delittuose. Nei primi 5 minuti in cui uno entra in banca non si accorge che magari quando sta versando 100 euro cash, una banconota da 100 euro, il cassiere, l'operatore della banca, provvede a iscrivere questi 100 euro nel conto. Quindi sta facendo un'operazione che si chiama smaterializzazione di un titolo. Il titolo banconota da 100 euro diventa denaro elettronico da 100 euro. Ma il titolo rimane. In questo momento ha già raddoppiato la banca il denaro che è stato versato e nessuno se ne accorge. Sarebbe facilissimo, basterebbe segnare la banconota, mettere dei carabinieri fuori, il primo cliente che riesce con quei 100 euro perché sono stati riciclati dal cassiere, a quel punto si blocca la banca, si arrestano tutti, nessuno l'ha mai fatto, nessuno se ne è accorto. Eppure tutti siamo andati in banca a versare del cash sul nostro conto o per effettuare dei pagamenti sui conti di altri. Quindi tutte queste banconote non sono mai state distrutte, è già lì la banca raddoppia il capitale che viene versato. Questa cosa succede continuamente, nessuno di noi ci ha mai fatto caso. Alzi la mano chi ha capito quello che ho detto e se ne era già reso conto prima. 4-3 persone, eppure abbiamo anche un magistrato, mi pare. Dov'è? C'era anche un magistrato, non vorrei sapere se se ne è accorto il magistrato, oppure se se ne è accorto il prete, il caro Don Abramovic. Cioè, voglio dire, è un gesto normale, andiamo in banca, versiamo un titolo. Questo titolo viene smaterializzato, dovrebbe essere distrutto per evitare proprio la duplicazione di quel valore. Quindi ecco, se pensiamo che già da lì comincia l'illecito bancario, possiamo immaginare, quindi semplicemente applicando il buon senso, senza dover essere ragionieri o economisti o chissà che cosa, già capire come mai poi si arriva a questo discorso della riserva. Cioè il concetto della riserva è che il 15 del mese la banca centrale controlla che sul conto intestato a lei stessa, che è presso ogni banca, ci sia per esempio il 2% del denaro che la banca ha creato attraverso false scritture contabili, cioè il denaro elettronico è tutto creato, ormai vi siete resi conto, attraverso delle false scritture contabili. Che cosa succede? Perché siccome abbiamo a che fare con un sistema che bara, per sua, come respira, bara, per sua natura, in realtà sul conto cosiddetto a riserva, cioè quel 2% che dovrebbe rimanere a garanzia del denaro creato dal nulla, dalla banca, la banca non mette liquidità, cioè non mette denaro elettronico, ma mette titoli. Ed ecco, questa è la cosa importante. Come fanno questi titoli di Stato? Come fanno come facciamo a trovarli nel bilancio della banca centrale quando ci dicono tutti che le banche centrali non possono comprare titoli di Stato direttamente? Perché lì si ritrovano in pancia attraverso il conto della riserva frazionaria. Quindi, che cosa voglio dire? Siccome praticamente più del 90% dei titoli del debito vanno a finire in questi conti di riserva, e siccome sappiamo che questa riserva nella zona euro è stata fino al 2% fino a poco tempo fa, possiamo calcolare che il denaro creato dalle banche, parlo delle banche italiane, è 50 volte il debito pubblico. Allora, il signoraggio o rendita monetaria che le banche italiane hanno avuto è almeno 50 volte il debito pubblico. Quindi vuol dire che se io fossi socio della Banca d'Italia, per esempio INPS, che ha il 5% di quota della Banca d'Italia, di cui
l'amico Galloni è revisore dei conti, avrebbe teoricamente diritto a questo 5% di questa cifra, 50 volte il debito pubblico, essendo l'INPS un socio della banda centrale. E quindi facciamo due calcoli: quanto fa il 5% di 50 volte il debito pubblico? Fa 2,5 volte il debito pubblico. Quindi se l'INPS evidenziasse il fatto che ha diritto ad avere il 5% come partecipante della banca centrale di questa rendita monetaria, si scoprirebbe che l'INPS da solo potrebbe ripagare il debito pubblico, ma sarebbe ancora 1,5 volte il debito pubblico esistente. Questi sono, l'ho detto apposta perché so che l'amico Galloni ora farà due conti, perché lui è bravissimo. No, non è 2,5, è 2,6 oppure 2,4, comunque, oppure dire altre cose, ma infatti questa è una domanda indiretta. Però ecco, naturalmente, perché l'INPS avrebbe diritto a richiedere? Attenzione, questo è il punto fondamentale. L'INPS è l'unico socio pubblico della Banca d'Italia, quindi non è che ne avrebbe diritto perché si chiama INPS, ma ne avrebbe diritto in quanto rappresenta lo Stato, perlomeno lo Stato dovrebbe riscuotere la sua parte. Il resto del 95% dei membri della Banca Centrale invece sono debitori, in quanto loro sì, fanno parte della banda. E di questo è il concetto importante. Attenzione, se il 95% della Banca d'Italia deve restituire questa rendita monetaria allo Stato, non può farlo naturalmente creando altro denaro attraverso altre false scritture contabili, perché poi in questo modo si ritroverebbe anche debitrice di questa nuova rendita monetaria. Ma il sistema bancario dovrebbe saldare questo debito, una volta che è emerso e diventa ormai conoscenza pubblica, con i propri asset, con i propri assetti, cioè con i propri beni. Ora, siccome il sistema bancario non ha 50 volte il debito pubblico in beni immobili e in altri beni che possono essere restituiti, è evidente che in questo momento questo sistema è fallito. Grazie. Allora, la parola a Gian Floriano, il quale si è ritrovato in una trasmissione televisiva con il video di numero 6. Maestro, è lecito pagare il tributo a Cesare? Voi conoscete tutti la risposta: rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Conoscete anche la... Sì. Ho due minuti, le domande dopo. Voi sapete tutti che la frase classica per la distinzione dei poteri non è quello sul quale voglio puntualizzare, ma voglio puntualizzare che Dio, fattosi uomo, davvero uomo, ha detto: datemi un denaro. Eccolo. E poi cosa chiede Gesù Cristo? Chiede: cuius est moneta? Di chi è questo denaro? Gaius Iulius Caesar. Benissimo. Questo denaro appartiene a Giulio Cesare, ebbene, date a Cesare, da Giulio Cesare, date all'imperatore quello che è dell'imperatore, e aggiunge la grande frase: date a Dio quello che è a Dio. E vorrei tanto parlarvi di tutto quello che dovete dare a Dio, ma non è il momento. Ritorno e dico: se i profeti e sacerdoti della banda centrale europea chiedessero oggi a Gesù Cristo, se fosse vivo oggi, è lecito dare il tributo ai nostri stati, cosa farebbe Gesù Cristo? Datemi per favore un biglietto. E riceve in mano un biglietto di euro e poi chiede: di chi è questo biglietto di euro? La risposta sarà della Banca Centrale Europea. Gesù Cristo risponderà: ma non mi avete chiesto di pagare il tributo? Sì, ma il tributo si paga allo Stato, non a una banda di là. Bravo! Ora, per fortuna io non sono da solo, vi sono tanti cattolici che insorgono. Io ho conosciuto e promuovo molto e sostengo e ringrazio questi, le realtà cattoliche. Esiste il circolo culturale Christus Rex, che su www.agerecontra professa la dottrina cattolica in materia sociale, e qui presente alla mia destra il curatore Matteo Castagna, che penso ci farà adesso un breve intervento sulla dottrina della Chiesa su questo punto. Grazie. Beh, grazie Don Floriano, io ringrazio anche gli organizzatori, in particolare l'avvocato Mara, per questa possibilità che mi dà di esprimere quello che
probabilmente prima chiedeva il professor Moffa quando citava l'Islam, dicendo che l'Islam condanna l'usura. Ebbene, anche la Chiesa Cattolica, fino al Concilio Vaticano II, condannava l'usura. E vediamo come. Io, da portavoce di un gruppo cattolico, parlo da cattolico, per cui la mia bocca dice sì sì, no no, il resto viene dal maligno, come dice il Vangelo, e pertanto mi attengo a dire la verità, anche se scomoda, spiacevole, e se dovrà, purtroppo, ahimè, riconoscere e denunciare che le gerarchie attuali che occupano il Vaticano non stanno più seguendo quello che la tradizione cattolica ha insegnato a partire dal Papa della Chiesa. I padri della Chiesa, infatti, a partire da Clemente Alessandrino, da tutti gli apologisti, condannano fermamente la pratica del prestito ad interesse. Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Girolamo, San Basilio, San Gregorio Nisseno, San Gregorio Nazianzeno, fino a San Tommaso d'Aquino, che definì turpitudo, riprendendo il giudizio aristotelico sulla crematistica. Definì così turpitudo la pratica dell'usura. Tutti o quasi i principali intelletti della Chiesa Cattolica, sempre fino al famigerato conciliabolo Vaticano II, hanno condannato l'usura come pratica immorale. Ci sono dei concili interi che hanno condannato l'usura, come quello di Elvira, tra il 300 e il 306 d.C. Il primo concilio di Nicea, del 325, definisce illecita l'usura, la vieta ai religiosi. San Leone Magno, nel 461, è il Papa passato alla storia per aver fermato Attila, definì l'usura come la morte dell'anima. È proprio Leone Magno, nel 440, a vietare tale pratica anche ai laici, divieto confermato dal concilio di Clichy del 627 d.C. Carlo Magno, con il capitolare di Nimega dell'806 d.C., trasforma la proibizione morale della Chiesa in legge dell'impero. Aumentato il tasso soglia di usura oggi nel 2011. Certamente, allora questa è la premessa. Questa è la premessa per dire che la dottrina della Chiesa ha sempre condannato l'usura fino al Concilio Vaticano II. Pensavo di essere già stato chiaro, lo ribadisco di nuovo. Ci sono stati altri concili che hanno condannato l'usura, addirittura. Possiamo dire che addirittura c'è stato un concilio che ha combinato la scomunica e il divieto di sepoltura per chi praticava l'usura. A chi conosce un po' di storia fa quindi oggi una certa impressione osservare l'entusiasmo di gran parte del mondo cattolico ufficiale, quindi conciliare, quello di adesso, per il governo di Mario Monti, l'esponente della Commissione Trilaterale, del Bilderberg Group, nonché consulente di Goldman Sachs e di Coca-Cola Company. Sembra essere riuscito dove Silvio Berlusconi, che fu iscritto alla ben più modesta loggia P2, aveva fallito: riunire quasi tutte le anime del mondo cattolico, quello ufficiale naturalmente, conciliare, in un sostegno incondizionato alla propria persona. Dunque andiamo dai cattocomunisti delle Acri a Famiglia Cristiana, tra virgolette, ai berlusconiani di Comunione e Liberazione, agli ex democristiani dell'Azione Cattolica, passando per gli ex sessantottini della Comunità di Sant'Egidio, arriviamo all'Osservatore Romano, al Giornale dei Vescovi Avvenire, che tutti quanti sono schierati apertamente a favore di questo governo dei banchieri, assieme al Corriere della Sera, alla Repubblica e alla Stampa, che sono i giornali del grande capitale. Quindi vediamo una netta discrepanza tra quello che era l'insegnamento perenne e costante della tradizione della Chiesa con quello che viene attuato adesso. Ma chi è stato che sostanzialmente con un'enciclica Caritas in Veritate ha definito che l'indirizzo dei cattolici e dell'umanità è quello verso un unico governo mondiale, un nuovo ordine mondiale, con un'unica finanza mondiale? È stato Benedetto XVI. L'enciclica del 2009, Caritas in Veritate, la citazione oggi qui non ve la faccio per brevità, ma comunque segue la linea conciliare o porta a compimento la linea conciliare iniziata nel 1963 da Giovanni XXIII, che un sacerdote carissimo di Ferrara mi definiva come, tra virgolette, un papa buono forse, ma non un buon papa, perché fu lui, proprio lui, con la pace in interis, ad aprire direttamente al mondialismo e alla globalizzazione. Vi invito a leggere i testi
proprio per non dilungarmi troppo. Il problema attuale si chiama Conciliabolo Vaticano II, le sue false dottrine che hanno falsificato il cattolicesimo, che oggi non è più cattolicesimo integrale, cattolicesimo come ci è stato insegnato da Gesù Cristo e poi avanti dai padri della Chiesa fino al Concilio, ma è una sua brutta, pessima copia per il mondialismo e per la globalizzazione. Questo in un'ottica massonico-liberale. La massoneria è stata condannata dalla Chiesa, guarda caso i conciliari non condannano la massoneria, guarda caso appoggiano, sostengono, e ben due ministri sono espressione del Vaticano conciliare, questa situazione del governo Monti. Non è un caso che solo i cattolici fedeli alla tradizione, non solo noi naturalmente, non solo Don Floriano, ci ha trasmesso la dottrina cattolica, questa che vi sto dicendo io, perché non è che io me la inventi, io non parlo perché lo penso io, cioè non perché lo invento io, ma mi limito ad essere portavoce di quello che è stata la tradizione della Chiesa. Come concludere? Come concludere? Io concludo così: secondo noi cattolici, cattolici veri, noi che vogliamo aderire completamente alla dottrina sociale della Chiesa, la risposta è il regno sociale di nostro Signore Gesù Cristo, ossia che il Vangelo, i 10 comandamenti, ritornino ad essere la guida dello Stato, la guida del nostro paese, la guida del mondo, affinché attraverso di esso non vi sia più usurocrazia mondiale, poteri forti, lobby, oligarchie che schiacciano e distruggono le identità, le coscienze e i popoli interi. Grazie. A parte che sono lietissimo di aver alleato ora anche il cielo, andranno non solo in carcere ma pure all'inferno. E volevo dire che io non ho parlato delle leggi illegittime, perché abbiamo divulgato il volantino. Una delle leggi illegittime è quella con la quale, siccome le banche stavano cominciando a prendere una serie di condanne per usura, dall'altro, ma che succede? Che alzare il tasso usuraio significa dare la possibilità alle banche di sforare. È iniziato già un meccanismo strisciante dei tassi. Allora che hanno fatto? Gli hanno fatto una leggina in due righe, questa è recentissima proprio, con la quale hanno aumentato enormemente il tasso soglia, che prima era il 50% al di sopra della media dei tassi, ora invece è 8 punti, poi alla fine, insomma, di un discorso un po' più complesso, è 8 punti al di sopra della media dei tassi, cioè significa che con un tasso medio del 3%, prima andavi in usura con il 4,5%, ora ci vai con l'11%, quindi le hanno proprio salvate. E io sono molto arrabbiato pure come avvocato, perché abbiamo fatto un mare di denunzie contro le banche per usura, e ora se non riusciamo a far abrogare la legge... Ma quindi... con valore retroattivo l'hanno fatto. Sì, perché non è reato, non è reato. La depenalizzazione è retroattiva, certo. Se uno ha commesso un reato, tu dopo non gli puoi dare... No, no, non funziona così. No, no. E a chi dobbiamo ora dare la parola? Io non voglio essere l'arbitro di questa cosa, solo vi invito con gli interventi brevi, se volete che parlino tutti. Chi deve parlare? Nicoletta. Ah, Nicoletta, facciamo parlare a Nicoletta, che sennò perdiamo l'occasione di far parlare l'unica donna. Buongiorno, io non sono molto abituata a parlare in pubblico così, per cui o mi fate delle domande oppure mi dite, cioè volete sapere qualcosa? Le banche hanno totalizzato in 10 anni 13.600 miliardi di utili e non hanno pagato un euro. Quanto ci dovrebbero sganciare le banche italiane? Questo, cioè, quanto ci devono sganciare le banche italiane, ha fatto i calcoli Marco Sava, per cui o se lo vuoi no, dire... No, 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 parla delle banche francesi. No, io quello che... cioè, sono cresciuta in Europa, a Bruxelles, in certo ambiente da elite, per cui so che... so un po' com'è quell'ambiente, è un ambiente che apparentemente ha tutti gli agi e invece in realtà schiaccia la personalità. Schiaccia la personalità perché ci sono delle regole molto precise che per in modo diciamo di mantenere questi privilegi bisogna schiacciare, non bisogna essere se stessi. Oggi l'atto più rivoluzionario, secondo me, al mondo è quello di essere se stessi. Di avere il coraggio
d'avere il coraggio di essere se stessi. Ora, questo coraggio, ad esempio, Gheddafi lo aveva, essere se stessi e avere cuore. Gheddafi aveva un progetto che aveva portato avanti, che contrastava con il progetto dei satanisti di cui parlava prima Paolo Ferraro, perché è vero questa cosa. A Bruxelles se ne sentiva molto parlare, la piattaforma della pedofilia eccetera eccetera. Alla fine ci sono due spiegazioni per cui vanno avanti questi progetti maligni. La prima è che diciamo tutta la cittadinanza mondiale subisce una manipolazione molto 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 crassa, cioè molto forte, per cui la gente diventa come degli zombie e neanche più sa ragionare o neanche più riesce a rendersi conto, e ripete come dei pappagalli certe cose. L'altra invece, che appunto sono i vertici che perseguono veramente un disegno del maligno, cioè sono adoratori di Satana e poi fanno, ma questi sono pochi e sono sparsi. Allora, questa diciamo zombizzazione si sente nei discorsi dei giornalisti e dei media, i media che appartengono a quelle stesse persone che noi ci sentiamo dire che sono i mercati. Ora non sono i mercati, sono degli oligopoli, cioè bisogna innanzitutto cambiare le parole. Questi mercati chi sono? Nel caso dell'Italia, che sta subendo, io continuo a dirlo, molti non sono d'accordo con me, ma io so che l'Italia subisce un trattamento discriminatorio da parte dell'Europa, lo so per tante ragioni. Ad esempio, non è un caso che Finmeccanica subisce un triplice attacco in questi giorni. Uno dei mercati, che sono... Chi sono i mercati? I mercati sono Goldman Sachs, sono le banche dealer che scambiano per primi, con lo Ius Prime Noctis, diciamo i titoli alle aste cosiddette pubbliche, ma che non sono pubbliche, dello Stato in Italia, che sono tutte banche straniere in Italia, tutte banche straniere tranne la Monte dei Paschi, ma lì c'è una ragione. Queste banche dealer hanno attaccato Finmeccanica ultimamente, dico banche dealer e le loro diciamo figliolette. Poi sta subendo un attacco della magistratura, che guarda caso esce alla luce proprio adesso in questo modo così forte. E il terzo è quello, il terzo attacco, aspettate un attimo che mi ricordo. Sì, è molto importante, quello dall'Europa, che già ci provava da anni, che praticamente la Commissione Europea, la concorrenza, cioè la DG Concorrenza, ha deferito in giustizia alla Corte Europea di Giustizia l'Italia per le sue azioni privilegiate in Finmeccanica, Enel, Eni e Telecom Italia. Ora, se non è un progetto questo, diciamo, anti-Italia, io mi chiedo che cos'è, perché laddove l'Italia sta subendo queste angherie dall'Europa da anni, diciamo da una ventina d'anni, la Francia non altrettanto. Praticamente in Francia si stanno accorgendo adesso le autorità europee che la Francia sono delle multinazionali con tanto di golden share eccetera eccetera, enormi, sia pubbliche sia misto pubblico privato, dove lo Stato ha almeno il 35%, là dove è misto pubblico privato, là dove è tutto pubblico hanno il 100% o il 90%, con proprio per statuto l'impossibilità di scendere, e queste multinazionali di Stato vengono a fare shopping a casa nostra da 20 anni. Ora, ad esempio... di più, 30. Da 30? Vabbè, lo dirai tu poi da 30. Secondo me è dalla golpe del Britannia, praticamente. Prima. Vabbè, forse l'alimentare la prima. Hanno cominciato a comprarlo prima. Va bene. E perché ce l'hanno così tanto con l'Italia? Perché l'Italia, prima di tutto, era, nel periodo post-fascista, dopo la guerra, eccetera, eccetera, un paese ricco, ricchissimo. E uno se ne rende conto solo vivendo in paesi poveri, culturalmente poveri, disagiati, non ho parole, barbari come il Belgio.
un paese, non paese, aveva ragione Nigel Farage, dove tra l'altro uno di quegli esponenti del Belgio, quello lì come si chiama, Van Rompuy, io lo chiamo Van Rompuy perché rompe, viene qua e ci dice cosa dobbiamo fare. Anche questo non è normale. Ogni volta che noi, Italia, o la nostra classe politica, ha cercato di affrontare i problemi, tipo dei derivati, degli immigrati, o del debito in un modo o nell'altro, cioè l'Europa, o no, della, diciamo, del non privatizzare, o del cercare di non privatizzare, e io sospetto e penso che Berlusconi abbia cercato di frenare, di porre degli argini, un minimo, ed è per questo che è stato al centro di questa lotta, di questa, diciamo, diffamazione mondiale. Che cosa devo dire allora? Cioè, devo stringere. Alcuni regali che ha fatto ai francesi, come le centrali idroelettriche. No, allora, quello delle. E l'ultima è. Allora, adesso per quello delle centrali nucleari, ha detto giusto Beppe Grillo. Il nostro debito pubblico è soprattutto in mano a certe banche, di cui, e io è la mia fissa, BNP Paribas, ma anche Crédit Agricole. BNP Paribas è una banca partecipata da Francia, Belgio e Lussemburgo, oltre ai soliti. Ed è una banca importantissima, perché è lì che si consuma... Però non la interrompere, far finire... È lì che si consuma... È lì che si consuma l'incesto tra banca e mondo produttivo, cioè e multinazionali, perché la BNP Paribas, attraverso un meccanismo molto sofisticato di scatole, che io le chiamo scatole francesi, non scatole cinesi, praticamente è azionista di rilievo di galassie, proprio a galassie mondiali come Total Finance, come Gaz de France Suez, fusione vergognosa che la concorrenza non avrebbe mai, la concorrenza di Bruxelles non avrebbe mai dovuto permettere, perché era la formazione chiara e netta di un monopolio, un abuso di posizione dominante e tutti quanti, di Suez Environnement, di Imerys e di Lafarge. Per voi magari non dicono niente queste parole, però sono dei colossi globali nel cemento, nella ceramica. Per poter intervenire ci vogliono i soldi, diceva prima il mio amico, aiutami a dire, Nino Nalloni, l'impero romano è morto perché non c'era abbastanza liquidità in giro, stanno affamando la società attraverso la scarsità della liquidità, e che poi in questo progetto che siamo in mano a dei pazzi, non lo so se avete notato che sul dollaro americano ci sta il triangolo con l'occhio, è un simbolo massonico. Ma voi capite che questi si mettono proprio sul dollaro americano, c'è un simbolo massonico, avete capito in mano a che razza di pazzi scatenati stiamo? I numeri di serie sulle banconote non sono numeri di serie, sono numeri iniziatici che per ogni paese danno sempre lo stesso risultato, se li vai a sommare, ma non mi ricordo più com'è questa... Cioè, quindi stiamo proprio in mano a degli squilibrati, i quali forse vogliono anche essere salvati. Hanno molta paura perché poi ora si tratta di è un cambiamento che vedrà un cambiamento politico totale, altro che il 92. Che diranno i politici? Dico, oggi Mentana parlava del signoraggio, il nostro signoraggio tutti gli italiani è Sara Nuda, è Mentana, insomma deve venire un momento in cui cominciano a chiedersi ma che sarà mai veramente questo signoraggio? I magistrati lo sanno. Gli avvocati lo sanno in grossa parte, lo sa buona parte dell'informazione, ma qui quando viene fuori veramente cos'è il signoraggio, noi assisteremo a un momento molto particolare. Sarà quello che io definisco la scoperta antologica, il fatto di infrangere la barriera del nostro inconscio fittizio e cominciare a vedere veramente la realtà per quella che è, perché oggi noi viviamo in un sogno, in una finzione, in un'illusione, che è diventata però una follia. Perché è diventata una follia? Perché il padrone non paga più. Vi faccio un esempio. Ci sentiamo poveri, ma non è vero. La povertà c'era all'inizio del secolo scorso, dico sempre io, quando mio padre, bambino a San Giovanni in Fiore, ebbene a San Giovanni in Fiore un secolo fa, la povertà consisteva nel fatto di non avere da mangiare, di non avere i vestiti da mettersi addosso, camminare scalzi nella neve. Questa è la povertà.
Ma che razza di povertà è? Una povertà in cui di tutto c'è troppo, e il problema è che ti contingentano le produzioni, perché se lo fai tu poi come si fa? Allora il latte bisogna abbassare, la frutta bisogna abbassare. Ma questa non è povertà, questa è un'altra cosa. Noi soffriamo perché viviamo in una logica di contraddizioni. E il cambiamento, perché guardate, io non sono un economista, anzi vi confesso che l'economia mi annoia a morte. Io ho scritto nell'ambito economico quel volantino sul signoraggio, che però vi invito a leggere perché credo che ci sia proprio tutto, è passato attraverso molte edizioni, un pezzettino di carta così, e che ha avuto una diffusione enorme in questi anni, che credo sia stato, lasciatemelo dire, il vero strumento di divulgazione di questo argomento. Ma l'economia mi scoccia, perché io sono uno studioso in realtà del modo di formazione del pensiero. Vi dico questa cosa e poi chiudo, una cosa che quelli che mi conoscono sanno bene. Il potere bancario è interessatissimo anche a quello che voi fate la notte a letto, perché si è dovuto inventare, guardate quanto è importante il tema della cultura, si è dovuto inventare una tipologia di sessualità, ha dovuto stravolgere la sessualità, perché la sessualità è lo strumento per addivenire all'emozionale profondo dell'altro, è la prima e la fondamentale delle forme della dialogicità. Ma una visione così della sessualità sarebbe un disastro per un potere prevaricatorio. E perché? E perché la comunicazione poi si svilupperebbe nella coppia, e dalla coppia passerebbe alla famiglia, dalla famiglia alla società, e sarebbe il cambiamento. E allora che cosa ha fatto il potere? Si è inventato un processo di genitalizzazione della sessualità. Per cui la sessualità si ferma lì e non c'è la comunicazione. Ma questo è un fatto molto grave. Perché se non c'è la comunicazione, poi non ci si fida l'uno dell'altro, poi si ha paura gli uni degli altri, e questa paura poi si estende, e diventa quella forma di malessere generalizzato, quella forma di solitudine che affligge la società moderna, diventa poi in moltissimi casi una forma di psicosi, come dire, di base della cultura, che in molti casi poi diventa addirittura patologia. Allora vedete il prezzo della prevaricazione quanto è alto, perché una società in cui la comunicazione ci fosse non si farebbe prevaricare. Quindi è un cammino in cui l'abolizione del signoraggio e la rottura della illiceità bancaria e la trasformazione delle banche in mere attività di servizio è il grimaldello, però poi bisognerà andare avanti. Ma siccome la società è talmente tanto già spaventata da questa fase dello sviluppo, e allora credo che sia il caso che circoscriviamo gli argomenti all'abrogazione delle sei leggi. Ora non siamo ancora nelle condizioni di poter iniziare la raccolta delle firme, perché deve finire in 3 mesi. Intanto invito tutti gli avvocati ad utilizzare i ricorsi del mio studio nelle loro cause contro le banche. Con questo invito e con questo argomento io vi ringrazio, vi saluto e vi comunico anche che c'è un video al quale Marco Sabba tiene moltissimo, in cui si parla di argomenti, in cui vari personaggi che si interessano di signoraggio appunto ne parlano. Vi ringrazio. Adesso. Alle banche per sopperire a delle carenze di liquidità momentanee o per acquistare la casa, o per varie altre ragioni, e che sono costretti a pagare delle cifre a titolo di interessi, commissioni e quant'altro, che non si riesce neanche spesso a comprendere l'entità stessa. E allora il sistema tributario, vorrei denunciare questo, che comporta adesso che, come per tutte le norme che stanno ancora di più vessando i contribuenti napoletani, i contribuenti italiani, e quindi di conseguenza che stanno per essere introdutte, sono state già introdotte, devono essere convertite, non metteranno più l'impossibilità alle imprese di poter far fronte a questi versamenti. Basta considerare che non soltanto si è tenuti al pagamento dell'entità, diciamo, di imposte di circa di oltre il 40%, che poi arrivano ad oltre il 50% se consideriamo anche tutti i costi che non sono considerati detraibili, ma che pure in qualche maniera fanno parte dell'impresa. Ma non è questo soltanto il sistema, perché bisognerebbe. Io volevo invitare appunto l'amico Gino e tutti gli altri organizzatori di questo movimento ad organizzare un convegno specifico sulle tasse, anche perché in qualche maniera proprio sul simbolo, no, del movimento è indicato il rapporto banche e tasse,
come sistema in qualche maniera collegato e che necessita assolutamente che una presa d'atto da parte dei cittadini, appunto, dell'importanza degli argomenti che vengono trattati e che comunque vanno anche trattati in qualche maniera insieme. Si pensi che a questo aspetto, ad esempio, del rapporto fra le tasse e le banche, che le imprese e i professionisti sono obbligati a pagare le proprie imposte attraverso il canale telematico, attraverso il servizio banking online, cioè non è possibile andare in banca e pagare le imposte dovute. Così, in base appunto, bisogna necessariamente servirsi del sistema bancario, quindi con tutta una serie di costi aggiuntivi che vengono imposti per assolvere un dovere che è quello del pagamento delle tasse. Ecco, già questo, da questo si denota un primo collegamento essenziale: pagare le imposte obbligatoriamente attraverso le banche, pagando ulteriori corrispettivi. Per che cosa dire poi sul sistema di riscossione delle imposte di Equitalia? Ormai c'è stato un periodo in cui era veramente, diciamo, molto difficoltoso far fronte a tutta una serie di osservanze di del pagamento delle imposte attraverso l'organizzazione Equitalia. Equitalia oggi percepisce delle ricompense, degli aggi esattoriali di riscossione per il solo fatto dell'emissione di una cartella esattoriale, ma che incide in misura percentuale in modo enorme, perché vanno dal 4, dal 5% fino al 9, al 10% del tributo iscritto a loro. E a quale titolo viene corrisposto questa somma? Perché viene richiesta questa somma? Per il solo fatto che viene emessa da parte di Equitalia una cartella di pagamento. E allora, se si considerano già tutti questi aspetti, che poi naturalmente incidono notevolmente, come ho detto, sulla situazione patrimoniale dei contribuenti italiani, ci rendiamo conto come anche il sistema tributario deve essere completamente rivisto. E se si pensa però di poter risolvere le problematiche attuali, sotto l'attuale crisi economica, aumentando gli ulteriori punti l'IVA, che quindi va a incidere sui consumi ancora ulteriormente, oppure di introdurre un'imposta patrimoniale che di per sé è un'imposta completamente illegittima perché viola il precetto costituzionale in base al quale le imposte vanno pagate sul reddito e non sul proprio patrimonio, ci rendiamo conto, insomma, verso quale strada stiamo andando. Tutto questo, insieme a quanto è stato detto in precedenza in relazione ai rapporti e con le banche, quindi agli alti costi finanziari, unito a questa situazione tributaria, determinerà inevitabilmente uno sconquasso generale. Ecco perché io chiedo a Gino che venga organizzato un apposito convegno approfondito sulle tematiche anche tributarie e fiscali. Grazie. E ora, dunque, vi do l'ordine. Laura Caselli, che è la fondatrice di LoSai, a quanto pare. LoSai l'ho un po' perso di vista. Abbia pazienza. Va bene, certo, il fatto che un argomento per volta. E allora si parla di 60 metri quadrati, 900 milioni. Va bene, va bene, va bene. Allora Laura Caselli, fondatrice di LoSai, c'è? Non c'è. Dopo. Ah, ma ci siete voi di LoSai? Non vi vedo. Ma viene qualcuno di LoSai allora? Andiamo avanti. Allora, Lolli Ghetti, poi Michele, l'avvocato Michele Aurelio. Lolli Ghetti c'è? Io non posso alzare. Lo facciamo parlare giù perché c'è la stampella. Sì. Scusate perché non può salire le scale, quindi interviene da solo. Ma gli amici di LoSai ci sono? Ma sono pochi. Pochi, ma diciamo ci siete. Ringrazio, allora, come sai, è una grossa organizzazione che ha 90.000 iscritti e che è sensibile a questi problemi. Oggi purtroppo non c'è una vastissima rappresentanza, ma insomma stanno dando una grossa mano. Adesso prego, allora, innanzitutto ringrazio
chi ha organizzato questa magnifica assemblea, che sarebbe il caso di fare delle altre, e anche a livello regionale, perché la gente deve sapere, perché mai tutto contro la gente non può capire, anche perché il linguaggio usato dalla nostra comunità è un linguaggio mendace, è un linguaggio che non passa attraverso la gente rimane male, non capisce, ha paura, si rinchiude nella propria storia e cerca di sopravvivere, è un modo di vivere, ma così non si può andare avanti. Allora, date le informazioni che ci sono state date, che noi abbiamo leggendo la stampa e anche internet, dobbiamo renderci conto che ormai siamo arrivati alla frutta. Non so se avete letto l'informazione che Chavez nei giorni scorsi alla Chetichella ha ritirato 250 miliardi di dollari in oro, cioè proprio l'oro del Venezuela lo ha fatto rientrare in Venezuela, perché non si fida dell'Europa e degli europei. Questa è una realtà. Mettiamoci in mente che tutte le nostre chiacchiere vanno a battersi, a scontrarsi, a spaccarsi la testa contro un patto stilato nel 1945 tra Franklin Delano Roosevelt e Ibn Saud. Cosa diceva questo patto? Che tutte le transazioni petrolifere devono essere fatte per forza in dollari. Bravo. E per questa storia ha perso la vita e è saltato un reale all'Iraq Saddam Hussein, che nel 2000 aveva convertito 20 miliardi di dollari in euro. Questa è stata la colpa per cui è stato condannato a morte, non perché avesse comprato dagli americani il gas nervino per uccidere, come dicevano, i curdi. Avere sovvertito l'ordine mondiale finanziario è stata la sua morte, come la stessa pressione l'abbiamo vista recentemente, ma siamo rimasti vigliaccamente silenziosi, anzi partecipi, a quello che è successo a Gheddafi. Perché Gheddafi stava facendo in Africa con l'OVA e rispetto al suo popolo molte più cose di cose noi immaginiamo. Certo, aveva il suo carattere, la sua storia, abbiamo visto quel bunga bunga e quello che fece quando venne. Però la realtà è certa che con la morte di Gheddafi noi italiani abbiamo preso in quel posto passivi, perché abbiamo perso il petrolio libico, perché noi abbiamo quattro punti di forza: la Libia, il gas algerino e il gas e il petrolio russo. E perché notate l'assurdità del silenzio dell'amministrazione sovietica, che non dice una parola a quello che è successo. Se poi andiamo a rivedere quello che è successo quest'anno, l'operazione Odyssey Dawn, cioè Odissea all'alba, noi abbiamo visto rovinare tutto lo scacchiere medio orientale dalla finanza e dalla geopolitica degli ex alleati, che sono rimasti tali e quali. Ci hanno tolto di mezzo, 12 stati per dargli una copia del vecchio, e non è cambiato niente. Pensate a quello che è successo in Egitto, dove gli egiziani si sentono traditi da quello che è successo, perché hanno messo al posto di Mubarak il nuovo di Mubarak. Quindi non è cambiato nemmeno. Ma qual era il vero filo di questa operazione? Debilitare l'Europa, perché ecco il punto, dobbiamo pensare a quello che succede, avere il coraggio da mettere. Noi siamo all'alba di una terza guerra mondiale, perché gli americani hanno preparato la guerra alla Persia e la devono portare avanti. E per questo l'amministrazione Bush, qualche mese prima di crollare, aveva varato una legge alla Chetichella di dotare di 700 miliardi di aiuti, di dollari, per le forze armate americane. Perché avete fatto questo? Ecco, ho finito. Signori, qui siamo in un colpo di Stato a livello europeo, variegato, parcellizzato tra Italia, Portogallo, Grecia e il resto, e anche la Francia, che chiacchiera tanto, non è che sta molto rimanendo noi, e anche la Germania. Tanto è vero che la Germania da due mesi sta studiando, e noi che siamo interessati all'economia e alla finanza, a fare una moneta nuova che esca dall'ambito dell'euro. Ti ringrazio. No, aspetta, un momento, non c'è molto. No, abbi pazienza, mi fai finire.
E allora noi dobbiamo avere il coraggio di considerare che siamo veramente in una situazione tragica, con un colpo di Stato fatto in Italia prettamente dai banchieri che da piromani sono diventati pompieri. Signori, è una situazione pericolosissima. Grazie. Bravo. Salve a tutti. Sono stata chiamata anche a sostegno di Nicoletta, anche per dimostrare che noi donne non siamo soltanto un oggetto, ma abbiamo comunque un cervello pensante. E quindi riusciamo a capire anche noi, sì, il signoraggio. Ecco. Allora, appunto, cos'è lo SAI? Lo SAI è un gruppo che nasce circa un anno e mezzo fa, nasce in rete, e in rete continua ad esistere. Noi cosa facciamo? Semplicemente cerchiamo di capire com'è che va veramente il mondo, perché abbiamo notato che ci sono delle cose che non vanno, che non quadrano. E se questo, per esempio, faccio un esempio, si parla di debito pubblico, un debito che cresce ogni anno, allora ci siamo chiesti come mai questo debito aumenta solamente? Che cos'è questo debito? Chi è il creditore di questo debito? Da dove nasce? E quindi semplicemente ci siamo riuniti, ci siamo messi a leggere libri come per esempio i libri di Giacinto Auriti, ma anche libri di Saba, per esempio, Bankenstein, che è bellissimo. E niente, cerchiamo di divulgare le nostre scoperte, chiamiamole così, e soprattutto cerchiamo di invogliare le persone ad informarsi e a cercare, non solo in rete ma anche sui libri, come stanno veramente le cose. Ancora semplicemente questo, perché non avevo preparato nulla e sto improvvisando un po' e non voglio tenere insomma un discorso troppo lungo e noioso, che magari siete stanchi, quindi passo la parola al progetto dell'avvocato Marra e continueremo a darglielo. Io l'unico appello che naturalmente anche noi pensiamo che la causa di tutti i mali socio-economici attuali sia il signoraggio bancario e l'assenza di sovranità monetaria, come prima ha spiegato molto bene Nino Gallone, ma anche Saba e tutti gli altri, quindi non sto qui a ripetere le stesse cose. Volevo semplicemente fare un appello, perché mi hanno detto che qui ci sono giornalisti e ci sarebbero, si potrebbe strumentalizzare questa giornata di oggi in vari modi. Io chiedo alla stampa che è qui presente, ai giornalisti, di cercare di capire il buono di quello che è uscito, che uscirà fuori oggi, il motivo per cui siamo qui. Siamo tutti sulla stessa barca, io so che c'è anche qualcuno del Fatto Quotidiano. Cercherei magari di non strumentalizzare la giornata per la presenza di politici che possano poi essere di destra o di sinistra, di ragazze di soubrette che nonostante, ecco, appunto il mezzo che ha utilizzato Marra ha funzionato, perché stamattina il teatro era pieno. Noi abbiamo organizzato una manifestazione il 19 novembre a Roma e c'erano meno persone, quindi comunque l'avvocato Marra ha capito come funzionano queste cose e gli faccio i miei complimenti. Però ecco, vi pregherei, cerchiamo di unirci in questa battaglia che riguarda tutti, senza nessuna distinzione di destra o di sinistra o altre varie eventuali strumentalizzazioni. Grazie. Passo la parola all'avvocato Michele Aurelli. Grazie, io raccolto l'invito di alcuni amici di fare un intervento. Io esercito la professione forense a Roma da 25 anni e avrei voluto parlare della nostra partecipazione a questi problemi, in particolare della famosa udienza del 19 giugno del 2000 davanti alla Corte Costituzionale, quando eravamo nel collegio di difesa, il professor Insiteri, mio padre, l'avvocato Stanislao Aureli ed io. Cosa era successo lo sapete tutti, dopo una finalmente alcune pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione che avevano con tardivo ma comunque con coraggio contrastato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'anatocismo, una prassi veramente perversa, vi era stato un intervento della politica e quindi del legislatore che aveva cercato di, si perdoni il termine, legalizzare questa allucinante prassi. Non erano consuetudini, erano degli usi ritenuti tali
soltanto dagli istituti di credito, non certamente dai poveri privati. Mio padre si trovò da solo a discutere quel giorno contro tutto il mondo bancario e non voglio entrare nel merito, ricordo soltanto l'esempio che fece al presidente dicendo: presidente, andiamo lei ed io, compriamoci una macchina, proviamo a negoziare le clausole sui moduli formulari predisposti, ci sentiremo dire ovviamente: carissimo, la macchina lei qui non la compra o firma o niente. E così era anche per i figli, per tutto ciò che, e per mille altre ipotesi che tutti noi conosciamo, i cittadini spesso non possono negoziare, debbono esclusivamente firmare. Fortunatamente la Corte Costituzionale, tra virgolette, abrogò, nel senso che dichiarò di legittimità costituzionale di quella norma profondamente iniqua. E avrei potuto parlare di tanti passaggi tecnici, ma invece, dopo tutti gli interventi davvero interessanti che ho sentito, vorrei parlare brevissimamente del tema che ci chiama qui oggi. In particolare, Don Floriano e l'intervento successivo hanno rimarcato l'importanza del ritenere tutti quanti noi, tutti trasversalmente, che vi è il sale della vita, il nucleo fondamentale della vita di ciascuno, alla fine rappresenta l'osservanza di quei principi etici e sociali che sono alla base non solo di ogni ordinamento giuridico e di ogni civile convivenza, ma di tutto quello che ciascuno fa nella propria vita. La vita è un lampo, amici miei, finisce prima di cominciare e allora spendiamola bene. Anche gli interventi successivi, quando si parlava di azione, in fondo hanno detto tutti la stessa cosa, l'importanza di essere compatti e di essere trasversali. Quindi voglio fare soltanto un esempio molto personale, perché si possa capire che bisogna essere tutti uniti per sostenere ciò per cui siamo chiamati qui oggi e quindi abrogare queste norme che davvero sembrano tutte norme profondamente inique e che minano la civile convivenza invece che favorirla. Il mio è un esempio personale, quindi a questo punto io parlo a titolo personale. Fino al 97 io ho avuto mille dubbi sulla fede, ero lontano, per questo mi riallaccio. Sono stato afferrato nel giugno 97 da Gesù Cristo, da quel momento la mia vita è cambiata, si è trasformata, però quello che mi rimane impresso da allora è una frase di una piccola donna che ha cambiato molte cose nel mondo, non tutte, ma molte cose. Quando chiedevano a Madre Teresa di Calcutta che cosa fosse il Vangelo, che cosa fosse Gesù Cristo, lei diceva, eccolo, è in questa mia mano, you did it to me, lo avete fatto a me. Questa frase è la frase che disse Gesù, e Gesù, ricordate, fece una distinzione tra tutti coloro, fede o non fede, che avevano operato secondo giustizia, secondo un'osservanza di principi evangelici, e coloro che magari avevano anche fede a parole o reale, ma poi nella pratica non mettevano nella vita quotidiana questi insegnamenti. E Gesù disse: io non vi conosco, a quelli che ciò non facevano, e invece a chi, come Madre Teresa, diceva "You did it to me", lo avete fatto a me, Gesù li ha accolti tutti, e lo disse Gesù. Allora dico a tutti, cerchiamo di essere uniti, parliamo linguaggio concreto, perché la vita è fatta di piccole o grandi azioni mirate per cambiare le cose, lecite, nel mondo del lecito, sentivo l'intervento prima del collega fiscalista giustissimo, sempre in un panorama di giustizia, di equità, di osservanza di leggi, ma le leggi quando sono inique vanno cambiate con tutti i mezzi leciti. Queste sono leggi profondamente inique che creano uno squilibrio molto più radicale e radicato di quel che possa sembrare a prima vista in tutto il sistema. Quindi sosteniamo tutti quanti e un grazie all'Avvocato Marra che ha organizzato questo bel momento. Passo la parola al fruttariano Max Caetano. Lui, le mele sono l'alimento fondamentale dell'essere umano, sì. Non solo mio. Quando alcuni studi scientifici noi siamo fruttariani. Ah, che di Losai anche lui. Noi Losai dobbiamo tenercela buona perché può avere un grande impatto in questa vicenda. Quindi, vedete tutti i complimenti che faccio, che loro sono un po' freddini, perché io dico, questo lo devo dire, e qui questa storia che la politica è schifo, accidenti, la lasciamo a loro. No, la politica invece bisogna impadronirsene, dobbiamo entrare in Parlamento, dobbiamo cacciare via quelli che ci sono, perché poi il momento è venuto, ormai sono proprio marci, fratici, insomma, stanno proprio lì che si stanno sciogliendo, e allora assolutamente lo dico a quelli dei movimenti, lo sai in particolare, ma a quelli di tutti i movimenti,
che qui bisogna assolutamente cambiare marcia rispetto a questo tema, bisogna sporcarsi le mani, perché altrimenti si rimane lì davanti alle tastiere dei computer a interloquire, ma insomma bisogna entrare invece nel mondo reale, allora avere, come dire, scipoti, gli altri amici che seguiranno e che ci serviranno e si presteranno e ci aiuteranno in questa causa di conquistare la politica, di conquistare il Parlamento, di diventare noi legislatori. Andare tirando nelle borgate romane, ad esempio. Anche, certo, certo. Sì, tra l'altro il mio intervento riguarda la democrazia diretta. Insieme a Salvatore abbiamo fondato il gruppo che si chiama Democrazia diretta e sovranità monetaria. Perché riparare la democrazia diretta? Perché secondo me è un argomento più correlato alla dittatura bancaria e come la dittatura bancaria ha successo. E ciò avviene perché i banchieri hanno strutturato a livello gerarchico e piramidale tutte le nostre organizzazioni di cui facciamo parte, quindi l'associazione, i sindacati, i partiti, in modo tale da avere un gioco facile nel comprare o minacciare qualsiasi struttura esistente sul mondo, qualsiasi struttura che non sia strutturata in democrazia diretta. Non so se voi conoscete John Perkins, il sindacato dell'economia, lui lavorava sotto dei banchieri e faceva un lavoro che poteva fare anche un bambino, cioè andava dai banchieri portando in una mano una valigetta e nell'altra un bossolo, e non doveva dire niente, andava dai capi di Stato. Quando i capi di Stato, messi dai banchieri, magari si facevano cose a cui i banchieri non andavano bene, andavano i sicari dell'economia, i sicari andavano in primo luogo. Se il banchiere, se il capo di Stato continuava a perpetrare il proprio comportamento, andavano i killer direttamente, come è successo magari a Lincoln, a Kennedy, a Sankara. Ora, se noi avessimo strutture di democrazia diretta, il banchiere, il Rothschild, farebbe molto più fatica a mandare John Perkins a dover minacciare la metà più uno degli aderenti a una struttura, un partito, un sindacato, un governo, uno Stato. Vi dico queste cose non perché stiamo parlando di utopia. Utopia vuol dire qualcosa, nessun luogo. Invece la democrazia diretta in piccoli pezzi c'è in tutto il mondo. C'è a Porto Alegre, che è una cittadina che fa 1,5 milioni di abitanti in Brasile. La Svizzera fa 8 milioni di abitanti e confina con l'Italia. Ha referendum propositivi che fanno legge. Mentre noi siamo ancora all'epoca della pietra, dobbiamo fare referendum abrogativi con il quorum che non viene mai raggiunto di solito, mi auguro che in questo caso venga raggiunto, ma i referendum svizzeri fanno legge e non hanno quorum. Il presidente della Mongolia dall'Asia è andato in un cantone svizzero, dato che i referendum svizzeri non sono solo nello Stato svizzero, sono anche nei cantoni, umilmente a cercare di entrare perché lui vorrebbe rendere la Mongolia la Svizzera dell'Asia. Mentre noi ci confiniamo con la Svizzera, abbiamo i leghisti che sono a due passi dalla Svizzera, ma di cos'è la Svizzera non gliene può fregare di meno né al PDL, né al PD, né ovviamente alla Lega. Quindi va bene entrare in Parlamento, ma entrarci in una maniera, in modo tale per cui poi non si possa venire minacciati o ricattati da John Perkins, perché se poi uno di noi entra in Parlamento, ci entra Scilipoti, è entrato, ma lui è a capo di una struttura piramidale, io ci mando John Perkins e ho comprato tutta la struttura. Se io mi devo comprare il PD, chi mi compro? D'Alema e Veltroni, o minaccio le loro mamme. È molto semplice. Vediamo che comprino me, così io me li faccio dare i soldi e poi li uso contro di loro. Volevo dire, no, dice che Mentana ci ha dedicato 3 minuti al TG che fa. Ma credo che la stampa comincerà ora a svegliarsi dal sonno. Interviene ora Francesco Mazzuoli. E poi io concludo brevemente. Aspetta. No, c'è anche Giovanna Canzano. Ah, Giovanna, va bene. Giovanna Canzano. Poi concludo. Ma non c'è, perché vanno via tutti. Io 2 minuti, non più di 2 minuti. Due, poi ti interrompo. Sì, sono due. Vabbè. Poi concludo io e poi c'è un filmato che Marco Sabra ci tiene molto a trasmettere, perché in realtà è un bel filmato in cui si parla, tutti i vari personaggi del signoraggio dicono delle cose che trasmetteremo. A chi te l'avevo detto di dare la parola? Io. A te. Vai. Allora, buon pomeriggio a tutti, mi dispiace che siamo rimasti soltanto
60 persone e richiedono uno sforzo di attenzione, perché cercherò di dire delle cose importanti seppure estremamente sintetiche. Io non rappresento nessun movimento in quanto sono uno studioso indipendente. Ultimamente ho deciso di uscire in pubblico perché ci sono delle informazioni che tra l'altro sono reperibili per persone che hanno il tempo e la voglia di reperire, ma occorrono naturalmente anni, che consentono di ricostruire il quadro di quello che è al di sopra di noi e che poi ci porta ai dettagli a cascata di cui stiamo discutendo oggi. Quello che generalmente non è conosciuto è che l'Unione Europea non solo è una dittatura, e in questo momento non lo è soltanto formalmente, ma se voi prendete il libro che scrisse Francesco Cossiga, Fotti il potere, a un certo momento è scritto chiaro e tondo che qualunque Stato che si definisce democratico e che adottasse l'ordinamento attuale dell'Unione Europea provocherebbe una sollevazione popolare. Quello che neanche si sa è che non è che la dittatura e il golpe è, come dire, avvenuto soltanto a oggi. L'Unione Europea è il più grande golpe bianco che si conosca storicamente ed è fin dall'inizio stato ottenuto tecnicamente come un golpe, in quanto il trattato di Maastricht del 1992 viola l'articolo 11 della Costituzione italiana, quindi si tratta di un trattato, ripeto, si tratta di un trattato incostituzionale che non poteva essere firmato e sul quale davvero bisognerebbe indire un referendum, in quanto l'articolo 11 della Costituzione italiana dice che il nostro Stato è sovrano, non può cedere la sovranità, in questo caso monetaria, non la può cedere, la può cedere esclusivamente in condizioni di limitazione e in condizioni come dire, di causa forza, di forza maggiore. Esempio bellico, un esempio è un attacco bellico. Allora, non c'erano queste condizioni. La cessione è stata totale e non parziale, non solo, ma non è stata nemmeno paritaria, perché questa sovranità può essere ceduta esclusivamente in condizioni di limitazione e paritaria. Non è paritaria perché quello che non si sa, che il maggior azionista, l'azionista relativo di maggioranza della Banca Centrale Europea, cioè dell'organo al quale è stata demandata la sovranità monetaria e il potere di emissione, è la Banca d'Inghilterra, signori. Banca d'Inghilterra, che è talmente forte che ha avuto anche la possibilità, unico paese aderente, di non adottare la moneta euro. Quindi si tratta, per chi non lo sapesse, insomma, di un'informazione molto molto importante. Quindi noi abbiamo la Gran Bretagna. Altri non sanno che Churchill, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, enunciò alcuni principi che sono rimasti validi tutt'oggi, attenzione, conosciuti come dottrina Churchill, secondo la quale l'Italia mai e poi mai poteva essere un paese autonomo, né da un punto di vista economico, né da un punto di vista politico, né da un punto di vista energetico, e questo ci riporta al fatto che poi Enrico Mattei, che tentò di fare questa politica, è stato ucciso, come tutti sapete, ci riporta al fatto della guerra di Libia, e ci riporta poi naturalmente all'adesione alla NATO e al progetto europeo. Allora, che cosa sta dietro il progetto europeo? Innanzitutto, se un paese si staccasse, come l'Italia, provocherebbe quasi immediatamente uno sfaldamento dell'Unione Europea e una fuoriuscita dei paesi dalla NATO. Questo distruggerebbe il piano di imperialismo globale, che si basa invece sul controllo totale dell'Europa e in particolare, come diceva la dottrina Churchill, sul controllo dell'Italia come corridoio mediterraneo e come rotta strategica di controllo sul vicino e Medio Oriente, cioè sui posti del mondo più ricchi dal punto di vista del petrolio. Allora, primo passaggio, quindi espropriazione della sovranità monetaria ed economica col trattato incostituzionale di Maastricht. Secondo, il cosiddetto trattato di Lisbona, altro non è che il cambiamento di nome della Costituzione europea che fu bocciata nei due paesi in cui fu sottoposta a referendum popolare. Allora, che cosa si è fatto? Si è cambiato il nome e si è sottoposta al voto esclusivo di parlamenti compiacenti. In Italia è stata votata a Ferragosto col silenzio assoluto dei giornali del 2008 e a maggioranza assoluta di un Parlamento. Quindi è chiaro il progetto dittatoriale che non nasce oggi. Oggi vediamo le figure, oggi finalmente il potere bancario mette anche la faccia, talmente è sicuro del suo potere. E c'è anche da dire una cosa, che il trattato di Lisbona è sovraordinato alla Costituzione italiana, quindi per l'80-90% le leggi italiane non valgono più nulla, signori. L'Italia non può legiferare più, perché anche se legifera, l'Unione Europea rende non valide le sue applicazioni e le sanzioni.
Non so se è chiaro, anche quando andiamo a indire, i referendum, vado a chiudere. Quello che è già cominciato, non che si sta preparando, è la terza guerra mondiale, perché le false, pilotate rivoluzioni nordafricane, signori, altro non sono che la rottura di un possibile asse di alleanze all'Iran. Adesso manca esclusivamente la Siria e noi abbiamo già degli eserciti schierati, perché la Russia ha detto agli americani: signori, non dovete mettere i piedi in Siria. Dall'altra parte c'è la Cina che nel frattempo... Però mi devi parlare di signoraggio, perché sennò andiamo nel... Allora, però questo va saputo. Lo so, ma... No, andiamo neanche al signoraggio. Non riusciamo a parlare neanche del signoraggio. Quindi noi adesso abbiamo di fronte... Ma l'Iran ha la banca centrale... Concludendo, noi abbiamo di fronte un sistema dittatoriale che ci è espropriato di qualunque diritto, una guerra mondiale in corso, una recessione economica combinata con inflazione, perché è stato pompato, come è stato detto prima, una miriade, una montagna di dollari che creano quindi inflazione sul greggio, perché si contratta in quei modi, inflazione e speculazione sui prodotti alimentari, che infatti sono volati. Quindi noi abbiamo una combinazione di recessione, eccetera, e possiamo uscire solo in una maniera: tornando alla sovranità nazionale di questo Paese, una sovranità completa che deve essere espressa e guidata da un partito di tutti gli italiani, che vada al di fuori di ogni tipo di ideologia o di paraocchi di appartenenza, che chieda l'uscita dall'Unione Europea, perché sennò è inapplicabile qualunque legge, l'uscita dall'euro, e batta finalmente moneta in proprio attraverso la nazionalizzazione di tutto il sistema bancario. Ho finito perché non ho più tempo. Grazie dell'ascolto. E do la parola a Giovanna Canzano. No, sono Giovanna Canzano, appunto, solo due parole per presentare il convegno che si terrà domani al Fiano Romano, organizzato da me con l'Associazione Cultura in Cammino. Riallacciandomi al discorso del mio precedente relatore, parleremo della sovranità, i molteplici aspetti della sovranità. L'Italia e il mondo ci salveremo, la sovranità delle idee, il primato della cultura. Infatti, proprio che è un argomento molto caldo in questi giorni, abbiamo domani anche parecchi relatori, che cito solo i loro nomi, e c'è Don Floriana Abramovic, Giuseppe Altieri, Umberto Bianchi, Emanuela Chiavarelli, Orazio Fermiani, Massimo Filippini, Luigi Antonio Fino, Roberto Fiore, Nicoletta Forcheri, Enea Franza, Nino Galloni, Luigi Gentili, Maria Gravano, Alfonso Luigi Marra, Maria Antonietta Marocchi, Claudio Moffa, Carlo Morganti, Raffaele Panico, Giampaolo Cucciarelli, Giorgio Brizzi, Fernando Riccardi, Augusto Sinagra, Marco Saba e Giorgio Vitali. Vi aspetto domani a Fiano Romano, grazie. Due minuti. Ho promesso 2 minuti, saranno 2 minuti. Io insieme a un amico un sito che si chiama Cieli Liberi, vi prego di visitarlo, anche dei volantini se qualcuno li volesse vedere. Perché non puntare anche alla sovranità del nostro cielo? Parlo di scie chimiche, ma è molto vicino al signoraggio, da tempo che è molto vicino al signoraggio. Si è parlato poco fa di manipolazione delle menti, perché non pensare che queste scie che ci stanno rovinando il nostro bel cielo azzurro faccia parte di un progetto collateralmente? Perché è un altro argomento. È un altro argomento, però la sovranità, perché non debba averla del mio cielo? Oltre bene, che... Ma perché no? Ma io quattro due parole e chiudo. Abbiamo avvicinato numerosissimi scienziati, giornalisti, uomini politici, sindacalisti, ne cito solo due a caso, Marco Travaglio e Mattia Ritac, ci hanno preso in giro. Ho parlato con giornalisti del Manifesto, con giornalisti di Liberazione, ci hanno preso in giro. Io dico che dobbiamo guardare il cielo e renderci conto che è una lotta da fare. Va bene, è importante. No, basta, no, devo chiudere, perché sennò verranno altre richieste, scusami. No. Il video. No, non posso, perché verranno altre richieste, non la finiamo più, dobbiamo andare via prima che vada via il pubblico. 30 secondi. Prima che va via il pubblico. No, vedi, c'è 2, 3 secondi, 40.
Ma a me non risulta. Marco Pasquale. Non ci sta, nelle mie prenotazioni non c'è. Quanto tempo? Due minuti. E 30 secondi. Ma in che dici in 30 secondi? Ciao. Semplicemente che se non si aggiunge l'indipendenza dal punto di vista energetico, non si potrà raggiungere. Ma grazie, ma questo non c'entra con. Come non è vero, collegato, non perché il signoraggio bancario è legato al monopolio dell'energia. La ricerca scientifica è totalmente. Marco Pasquale. Marco Pasquale, imprenditore, vado dove c'è l'imprenditore, di chi produce? Polo della qualità, Marcianise e Casetta, 250 imprenditori truffati, 4.000 posti di lavoro, 4.000 posti di lavoro andati in fumo. Quello che ovviamente tutti i politici si sono proprio assentati, se ne sono allontanati, siamo stati lasciati soli. Quindi è giusto che se vogliamo giustamente questa strada che qui si sta facendo, il sottoscritto ha iniziato con pochi adepti da circa 2 anni, dove ha denunciato alla Procura della Repubblica facendo nome e cognome di tutte queste persone. Quindi se giustamente vogliamo fare questa strada, percorrere questa strada, dobbiamo conquistare le medaglie sul campo di battaglia, perché va lì bene. Che si conquistano le medaglie. Grazie. Allora... a proposito dell'Europa, perché io non condivido nulla di quello che ha detto Mazzuoli, io ho fatto il parlamentare europeo un po' di tempo per pensare su quei problemi e sono stato peraltro coordinatore della commissione istituzionale, quindi insomma ero un po' addentro per così dire alla materia, e ho pubblicato in internet su marra.it, dove trovate tutte le informazioni che mi riguardano, un documento sulla riforma istituzionale europea. Per trovare la saldatura tra le varie sovranità e l'Europa ci sta una cosa che si chiama sussidiarietà, quindi è inutile che qui, come dire, per scarsità di informazione poi si sviluppano delle scienze che non hanno fondamento. La sussidiarietà è l'anello di congiunzione tra le organizzazioni sovranazionali, l'Unione Europea e i paesi che la costituiscono. Il problema non è l'Europa, il problema è che i deputati non hanno il potere di iniziativa legislativa, sono dei pupazzi, e il Parlamento non ha il potere di promulgare le leggi. Che Parlamento è un Parlamento che non ha il potere di promulgare le leggi? Perché è nelle mani degli apparati, delle burocrazie, della Commissione, che è l'organo che decide se promulgare o no le leggi. Cioè la Commissione fa le proposte di legge, il Parlamento le vota, gliele restituisce, la Commissione dice questa la faccio promulgare, questa no. Io, quando sono entrato in Parlamento, ho determinato, ho causato la bocciatura della legge che vietava le droghe leggere in Europa. La Commissione si è guardata bene da renderla obbligatoria. Quindi, come vedete, quindi sono degli sportivi parlamentari europei che stanno lì, che prendevano allora, prendevamo anche io, 50 milioni al mese. Non si sa nulla, è tutto falso. Si diceva 11, una volta io passavo a Cortina, c'erano due ragazzi che dicevano: ma tu capisci che un parlamentare europeo guadagna 18 milioni al mese? Io sono stato zitto e sono andato avanti perché sapevo, che li prendevo io, che erano 50. Insomma, quindi... Allora, la disinformazione è una peste terribile. Allora, il problema è riformare l'Europa, toglierla dalle mani della Banca Centrale Europea, che è un covo di criminali, e allora poi va bene l'euro, va bene l'Unione Europea, eccetera, eccetera, eccetera. Anche la mondializzazione non è di per sé un fatto negativo, lo è perché è nelle mani dei banchieri, insomma, quindi... A proposito di disinformazione, diceva una volta quel gentiluomo di campagna, pure lui di Prodi, mi pare, o Paolo a Schioppa lì, dice: perché non risolviamo il problema dell'economia utilizzando l'oro della Banca d'Italia? Questo io ve lo sto dicendo per dirvi che bestialità circolano. Come lo utilizzi l'oro della Banca d'Italia se la Banca d'Italia è un'organizzazione privata? È come se dici che vuoi risolvere i problemi facendoti dare i soldi da Berlusconi. Ma questo dei privati cittadini, che i soldi te li danno loro, te lo dà la Banca d'Italia se te lo vuol dare. Quindi capite il livello di disinformazione, quanto è subdola, è perversa, perché questa cosa, questa proposta serviva a dare la sensazione che l'oro della Banca d'Italia fosse oro pubblico.
Quindi vedete i meccanismi. E quando fanno le leggi, ora io sul magra.it c'è il testo integrale dei ricorsi per anticostituzionalità che ho inviato a 102.000 avvocati, dicendogli che lo possono usare senza citare la fonte nei loro ricorsi, nelle cause contro le banche, per chiedere anche loro la declaratoria di legittimità di quelle leggi alla Corte Costituzionale. Parlavo di disinformazione. Quali sono le soluzioni? Perché io stamattina dicevo del fatto che questi non possono più risolvere nulla, perché il problema è che non c'è la domanda, che non ci sono gli utili, che quindi le aziende stanno venendo meno, ci vuole la riconversione industriale. Ma che riconversione ci vuole? Ebbene, secondo me bisogna, con i soldi che lo Stato potrà stampare liberamente quando ci sarà il signoraggio, innanzitutto bisogna istituire i sussidi pari, maggiori delle retribuzioni, perché licenziano, tagliano, ottimizzano per far salire le imprese, e ho capito, ma tutti questi disoccupati dove li mandiamo? Su un altro pianeta o su un altro continente?